Sarò chiaro. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Resorti di Ravenloft. Allora, i nostri eroi hanno cambiato, diciamo, non solo dominio, ma hanno proprio cambiato anche piano di esistenza. E sono arrivati a Prismer, e questo, come si può dire, luogo particolare, ed è il dominio di Tasha. Chi è Tasha? Tanto per ricordare, è la signora della stregoneria. Ora la faccio vedere. E praticamente si è offerta in aiuto dei nostri eroi, proponendo un'alternativa. Questa alternativa consiste in: e vi do abbastanza tempo da poter permettere
Voi soprattutto di migliorare le vostre aspettative contro Strad. Ma allo stesso tempo permetto a Strad di non sposare Irina, di non compiere il rituale. Non compiendo il rituale si tarda tutto, perché anche se la guerra è stata vinta dai nostri eroi, purtroppo la battaglia è andata perduta per un piccolo soffio. Ossia che Irina doveva restare nelle fila, nelle fila dei nostri eroi, della nostra alleanza. E Tasha comunque ha detto: non vi preoccupate, voi fate, aiutatemi a fare una cosa e io aiuto voi. Quindi lei permette che il rituale venga tardato. Però in cambio i nostri eroi devono fare una cerca, ossia devono trovare un drago, ma non un drago qualsiasi, un drago molto particolare. E se serve che questo drago è diventato troppo furioso, bisogna abbatterlo. E se invece sono ancora in tempo, i nostri eroi lo devono portare, lo devono addomesticare e tenerlo a bada, in modo tale che la loro signora, cioè che la signora di questo, la padrona di questo drago, lo tenga accudito per i suoi scopi. Quindi, dove sono approdati i nostri eroi? Sono approdati in una landa desolata, che al momento è descritta come Quivi, e loro, oltre a cercare il drago, hanno anche un'altra missione. Devono tagliare la testa a tre megere, perché queste tre megere hanno tradito la fiducia di Tasha, permettendo il suo Jabberwock, ossia, il drago di Tasha, di essere tenuto in cattività. E per ora è quello che c'è bisogno da raccontare. Nel frattempo, voi tutti siete in questa landa paludosa, e ora mo vi metto, e diamo ai nostri spettatori di poter vedere tutto. Anzi, aspetta, facciamola vedere come si deve. C'è un dog? Sì, è il cane di Kiki, credo. No, lo sento da Chiara. Oh, senti la Ah, Chiara. se è il cane del vicino, strano che però si sente. Adesso Ok. iniziano pure i miei, vai, sì! Vai, concerto. Allora, prendete davanti a voi, vedete questa palude desolata. Chi di voi vuole fare un conoscenza natura, capirne Io, natura. Adesso voi non guardate la mappa di Roll20, guardate quello che vi si presenta davanti, Allora nella aspetta che live, tiro. certo. Abbiamo un natura lo tiro anch'io. Idem, dai, 14. 9. 21. No, 10. così. Un attimo che trovo. Io Una sono lì che musica per faccio che voi. belli fiori. Perché c'è un pacio volante? No? Ma? Oddio, pace è tornato. Oddio.
Allora, spacco tutto, porca madonna. Spacco tutto. Veramente... Perché è su Baelim? Perché Baelim è un simpatico. Io sono ombre. No dai, seri. Allora, davanti a voi, quello che vi si presenta non è una comune palude. Le piante, la conformazione della palude stessa, hanno qualcosa di più vivido, di più bizzarro. Vedete che... potete constatare che non è una selva normale. Questa è proprio una selva fatata, dove avrete fate, i gnomi, Eladrin, e il suo goblin, anche hobgoblin, è tipicamente il loro habitat. Ovviamente qui c'è più da... per chi ovviamente come Sara, che ha fatto pure un bel tiro, di... consta certamente che questo è un habitat per Bogard, questo è un habitat per i Baliwog. I Baliwog e i Bogard sono più o meno la stessa razza, Sara, sono veramente uomini rospo, per farti capire. Sono dei rospoidi. Ok. E... di certo per te non è così male. Di solito pozze di questo tipo sono piene di putridume purulento. Invece qui sentite proprio un odore dolce e piacevole. Non è un posto proprio da schifo. E sai benissimo, Sara, che qui ci potrebbero essere piante piuttosto vive, quindi piante che si potrebbero nutrire di voi in quanto umanoidi, e quindi bisogna fare attenzione che ci sono dei risucchi, quindi si potrebbe venire risucchiati. E serve un'ottima guida per questo posto. Sai che ovviamente il posto sarà molto vasto, cioè lo deduci dal tuo orientamento. Ok. Vabbè, ovviamente lo dico agli altri. Ah, scusami, mi sono dimenticato alcune informazioni. Qui potrebbe essere appunto questo tono un po' bizzarro della natura. Probabilmente alcune piante potrebbero parlare con voi e conoscere la vostra lingua, cioè il comune. Ah, ok. Potresti beccare dei Trent, ovviamente con aspetti di vari alberi, non solo di magari di alberi forestali o altro. Ovviamente qui molte piante hanno sentimenti ed emozioni, quindi bisogna stare attenti a dove si calpesta, con chi si comunica, dove si cammina. Ok, i Trent sono quelli che parlavano in Silvano? Sì. Ok. Sei assolutamente sicura che qualsiasi anche pianta d'erba è in grado di parlare il Silvano? Ok. Però ovviamente i Trent sono i più intelligenti al momento, tra le specie. Vampire, scusa se ti interrompo, è giusto che la tua canna sia mezza tagliata? Sì. O sono solo io che la vedo così? È giusto. Ah, ok. Scusa. È come se fosse la luna, lui quindi c'ha la mezzaluna sotto. Brava. No, perché la vedo strana con la streaming che c'ho io, quindi boh. Ah, ok. Forse è un errore mio. Gli dobbiamo... vabbè, lo dico agli altri e gli chiedo... se qualcuno di loro sa parlare come me il Silvano, altrimenti
provo a chiedergli qualcosa. Ok. Misba. Prova niente. Naturalmente siccome è molto difficile, siccome non è molto difficile, però. Vabbè, è impossibile. Raga. Parlare. Cioè, sta all'asilo? Fatemi capire. Cioè, non riuscite a far parlare una persona? Ho detto, siccome è molto difficile camminare da queste parti, potremmo chiedere a, che ne so, a un Trent o qualcuno di queste qua, siccome si possono spostare i Trent, assolutamente di farci sì. Da guida. Potrebbero farci da guida. Chiedi dov'è che possiamo trovare questo posto, stiamo cercando. Io non ricordo se la strega ci ha detto esattamente dove andare, se è il suo castello, la sua magione o cosa. Lei va detto esplorate, perché dovete trovare il drago, ragazzi. La priorità è il drago. Sì. Ok, allora chiedi dove possiamo, se hanno visto un drago da queste parti, o se sanno dove è solito andare a cibarsi o cosa. Ok, lo faccio. Devo tirare qualcosa? No. Scegli che pianta con che vuoi comunicare. Visto che i più intelligenti sono i Trent, probabilmente. Ma qua adesso Trent. Non li vedi. In punto dove sei adesso non li vedi. Tu però sei circondata da pianticelle, canneti. Classiche cose da palude. Ok. Scegli una pianta. Individuo una di queste piante e glielo chiedo. Dai, recitami. Oh no. Ciao, piccola pianta, che dico non so il nome, no, scherzo. hai per caso visto un drago da queste parti? Ciao, bella signora! No, tu... sì! L'ho visto! Ma è andato oltre, verso nord. I Bogard hanno cercato di prenderlo, ma... forse se li è mangiati. Le voci corrono. Vedi l'altra pianta? Le voci corrono. È come se facesse tipo eco verso dove, verso la direzione? No, tu immagina che tipo la pianta vicino ripete l'ultima parola che ha detto quella che ti ha appena parlato. Ah, ok. In che senso le voci corrono? Se una pianta parla, tutto parla. E tutti ripetono. Ah, ok. Quindi queste cose le avete sentite da qualche altra pianta? Sì. Ok, quindi dovremmo andare al nord, lo dico agli altri. Ok. Gli chiedo se sanno un passaggio sicuro per attraversare le paludi. Attenti alle bollicine, se no andate giù. E non si torna più su. Ok. Rassicurante. Hai altri consigli? Se prendi la radice di Chomel e la mangi, non masticherai mai più. Ok. In che senso? Che ti cadono i denti? No, masticherai eternamente. Ah, oh, bello. Ok, quindi meglio non mangiarle queste, ok? Grazie, piccola piantina. Grazie a te, bella signora. Che pasticcino simpatico. Ok, forza, dobbiamo andiamo. Stare attenti alle bollicine. Sembra un bel posto in cui... Allora, ragazzi, per superare
un posto paludoso che non conoscete, gradirei da voi una prova globale di sopravvivenza. Oh io che no. pensavo ci attaccassimo tutti a Bael e ci facessimo far volare in giro. Sì, infatti stavo pensando di usare gli stivali. Oh, posso usare l'incantesimo comunione con la natura? Sì. Messo in chat. Posso sapere tramite questo i percorsi migliori per arrivare alla nostra meta? Brava Noco, sì. Puoi. E fai io. Speria. Bravi ragazzi, allora operanza. E tu lanci l'incantesimo e c'è e ci sono direttamente le piante che ti danno un consiglio. Vi fanno andare verso, non vi fanno andare inizialmente verso nord, vi fanno puntare ad un sentiero verso est. Ok, andando verso est, la vostra fatemi no, anzi fatemi percezione perché c'è un po' di nebbia. Ciao telefono, te dice anche io. Vabbè, chi fa 30 ovviamente, che figure. No, ho fatto 29. Complimenti, complimenti. 24. Vabbè, io cado. Ok. E vabbè, io volo, dai. Va bene, va bene. Allora, in lontananza vedete un circolo di siepi. Belle. Ok. Circolo in che senso? Cioè, sono 4-5 siepi messe insieme. L'ordine è un po' innaturale. Di solito c'hanno una distanza. Invece queste stanno tutte attaccate. Come se stessero tipo facendo da brava barriera a qualcosa. Okay. Sì. Una mandria di siepi, ragazzi. Cosa fate? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, penso che potrebbe essere. Potrebbe esserci qualcosa lì. Ok. Controlliamo. Il mio corpo è in avanguardia prima di me. Non c'è la pianta. Esatto, non c'è un individuo. Se ne mandi mari, cosa? Non ho capito, Noco, perdonami. Il corvo a vedere il posto mio. Ok. Il tuo corvo ti dice che gli alberi si muovono e parlano. Lo faccio presente agli altri. Come? Ah, come presente agli altri? Lo faccio. Sì. Ok. Ok. E il corvo capisce cosa dicono? Sì. Parlano in comune. Ok. E che dicono? alcuni dicono che se ne devono andare da quel posto. Ma altri dicono, ma lì si fanno buone radici e si mangia bene. Altri dicono, sì, ma dopo quello che ci è successo non voglio morire, ce ne vogliamo andare. E stanno parlando con una persona che però il corvo non vede. Aspetta, non ho capito, questo gli alberi? Sì. Come fanno sì. ad andare negli alberi? Sono 30. La cosa sono due. I Trent, Kiki, sono come gli Ent de... No, è che avete detto alberi, io stavo pensando ad alberi, non a Trent. Alberelli. Ok. Beh, andiamo a controllare. Vediamo cosa sta succedendo. Se tanto mi dà tanto a spaventarli è proprio il drago. Parlando. No, ha detto che stanno parlando con una persona che non si vede. Che non riesce a vedere il corvo. Lo scopriremo subito. Io faccio apparire la katana nella mia mano. Ok. Io vi seguo da dietro. Io prendo il mio tamburello di palle. Io siccome non vedo niente perché non ho superato l'attacco, tengo per manina l'Elet perché che lei ha visto, che lei vede tutto. Vai. Ok. Io mi seguo con palla sbadigliando perché c'ho ancora... Andiamo verso gli alberi e... Un attimo che sto cercando... Sì, questi rant. Sto cercando... Ma è quanto te? Tutto.
Sono pronto. Sono pronto. Allora, vi avvicinate e vedete dei soggetti tipo questo. E chi va? Questi alberoni grossi. Quanto è a me? Oddio. Comunque, Ciabigio. Buonasera. Ma? Vedete che però non vi fanno passare, ragazzi, anzi, si parano davanti. Filate via. Filate via. Questo non è posto per voi. Perché io? Perché ci vedo due braccia e due gambe. No, dovrebbero parlare comune, quindi possiamo... No, capite tutti. Sì, sì. Perché ci state intranciando la strada? Voi state venendo nel nostro posto. E non vogliamo altri guai. Ma non siamo qui per voi. State parlando due? Vai, Chiara. No, ho detto, ma non siamo qui per voi. Allora, chi siete? Ci ha mandato la strega proprietaria di questo posto. Natasha. Sì, no, volevo non dirlo, però vabbè. Gliel'hai detto, perché d'altronde ci sono ancora le altre, quindi. Gliel'hai detto, Chiara. Allora siete. Allora vi ha portato qui Bavlorna, quella maledetta. Io non ho mai sentito questo nome. Mai sentita. Signor... Comunque. Salice. Ok, signor Salice. Mi presento, io sono Bailim. Piacere di conoscerla. Noi siamo qui per conto di... Tasha. Non ho mai sentito il nome che ha detto lei. Tasha? La signora è viva? Certo, vive vegeta. Mi manda lei. Oh, che sia lodata. Che sia lodata, finalmente si è risvegliata. Avevamo sentito che si fosse addormentata per tanto tempo. Tant'è che quella maledetta di Bavlorna vicina ne ha preso il suo posto, perlomeno qui a Quivi. Comanda lei. Ditemi com'è. Come sta la nostra signora? Vai, non si informa. Che cosa le è capitato? Non lo sappiamo. Non... Si è solo presentata da noi e ci ha chiesto di risolvere un po' di problemi da questa parte. Anzitutto, togliere di mezzo tre streghe e poi riportarle il suo cucciolo, laddove fosse possibile. Cosa? Oh, ma signori, potevate dirlo subito. Prego, prego, venite, venite. E questi Trent si mettono in cerchio vicino a voi, intorno a voi, vi fanno spazio, vi mettono veramente delle legnacce, dei riampiganti, delle legnacce che prende magari sono morte, che vi aiutano a creare un campo da ristoro. Oh, riusciamo, grazie, riusciamo a vedere il tizio invisibile? Visibile? No, non è invisibile, Novo. Come voi... No, c'era... Che non vedete. Non è che non... Sì. Non è che è invisibile. Ok. Allora... Quindi io dico, c'è qualcun altro qui, giusto? Certamente. C'è la nostra... amica. Yeah, dove? Chi sarebbe la vostra amica? Vedi che spunta, vedi che te la indicano e spunta da uno dei Trent, che prende tipo è fatto, c'ha dei pezzi di casa, spunta, tanto la vedete in live, spunta veramente una hobgoblin. Grattia, lei è Grattia, la nostra... Lei è la nostra più cara amica.
E poi un tempo lei possedeva le chiavi di Quivi, dei posti di Quivi. Però con la venuta di Bavlorna è stata cacciata via. E oltretutto quei maledetti Leporidon sono a brigantare per conto di questa maledetta strega. Cos'è un Leporidon? Perdonami. Uno per volta? Non ho capito. Cos'è un Leporidon? Natura. E cosa sono i posti di Quivir? Beh, qualsiasi albero, qualsiasi luogo, Grattia aveva la chiave per entrare e per uscire. Ah, Purtroppo interessante. questo potere non c'è più. Ma E non c'è più per. era stata incaricata dalla nostra signora. Ma purtroppo Bavlorna e le sue sorelle hanno evidentemente schermato questo potere. Se ne sono appropriate. 18 sono duro. Ok. I Ora sì che Leporidon tappa che le sono. odia. I Leporidon sono degli uomini lepre. Ve li faccio vedere. Mo vi compare in live. Sono degli Ah, allora, uomini io mi di. metto. Sono degli ominidi, degli uomini lepre. Sono molto veloci, sono scattanti. Ci sono anche in altri posti. Che ruolo hanno in questo posto? Chiedo al Sai, c'è cioè questi esseri. Sono dei briganti. Non hanno un padrone. Si mettono a Ok. rubare. A tutto e a tutti. Guardate cosa hanno fatto la povera Grattia. L'hanno malmenata. Per potergli prendere dei soldi. Boh, Povera. sembrano poco abili. Non c'è bisogno di malmenare la gente per rubare. No. Questo è. Questo perché da quando ho assunto il comando Bavlorna, tant'è che questo qui vi è diventato un putridume. Era una palude bellissima una volta. Senti, dici un po' dove trovare questa Bavlorna, così risolviamo subito il problema. Bavlorna è a nord, dove c'è il regno Ballywog. In verità doveva essere la regina dei Ballywog a governare Florence. Ma Florence è solamente diventato un pagliaccio. Una grassona al servizio di Bavlorna. Perfetto. Più o E meno a invece? quanto più o meno scusami, Bel, più o meno a quanto dista a livello di tempo da qui. Beh, qualche giorno. Domanda. Non credo abbia senso, però se mi dicono scorciatoie, passaggi segreti, questa cosa potrebbe funzionare. Oh, no. Sì, ma in un posto urbano, sì. No, cioè se mi faccio raccontare da loro possibili passaggi, cioè scorciatoie che conoscono altro per arrivare più in fretta. Grappa mi dice: io per me non c'erano passaggi segreti, io avevo il mio passaporto magico e attraverso quello aprivo tutte le porte che volevo. Potresti darcelo? Non credo che funzioni. Potrei anche Come darvelo, ma dovete te l'hanno uccidere le tre rubato? streghe per riottenere il suo potere. Mi è stato rubato. Bene. E invece sapete dirci qualcosa sul drago di Tasha? Ah, Cisciarampa. Certo, facciamo finta di essere morti. E lui non. È passato già 3 volte e non ci ha fatto niente.
Quindi scorrazza in giro liberamente un po' dappertutto, non è... Sì, nebbie, non nebbie, non gliene frega niente, mangerebbe tutto. Di sti tempi come l'avete visto? Abbastanza nervoso oppure... Stiamo cercando disperatamente una grossa radice di ciombello. Perché se gli diamo da masticare quello, il ciombello lo tiene a bada. È l'unica cosa che non riesce a deglutire. Interessante. Te l'avevano suggerito prima le tue piantine. Sì, è vero. Infatti ha detto che quelle se le mastichi non smetti più di masticare. Però non ti avevano detto dove con la radice trovarsi. No, mi ha detto uno dei 30 con la radice. Mangiarli. Con la radice voi potete praticamente creare un impasto. Ma servono più radici per quel drago. E dove le troviamo? Sparse per la palude. Bisogna avere buon orecchio e buon occhio. Buon orecchio? Sì. Emettono... Ma siccome... Sì. Emettono praticamente un lievissimo sibilo. Lo riconoscono solo gli animali. Ma siccome voi piante, cioè da come ci ha detto un vostro simile... comunicate tra di voi, non siete, cioè non riuscite a trovarlo per quale motivo? Perché è raro. Perché? Non ho capito. È raro. Ah, scusami, perché mi sa che comincio a laggare. Senti, signor Albero. Soltanto alcuni animali o gli animali in generale riescono ad avvertirlo? Solo gli animali riescono a percepire questo suono. Ok, quindi le piante di base no. No. Anche se parlano, ok. Quindi io mi trasformassi in un animale, visto che posso farlo. Giusto anch'io. Ah, ok, scusa. No. Cioè, meglio diventiamo più persone. Cioè, più orecchie. Ok, quindi se ci trasformassimo in animale, noi potremmo sentirlo, il sibilo. Però una cosa... Se Kiki si trasforma in un animale non lo sente, perché lei emula l'animale. Anche se... Ma chi si trasforma proprio invece... Sara c'ha proprio il potere di trasformarsi in animale, quindi lo può sentire. Perché in quel momento lei diventa un animale. E con il mio corvo? Infatti solo il tuo corvo è fantasma, che... è morto. Però quello di Innistrad no. Ah, vero. Esatto. Quello di Innistrad può. Il mio topolino lo può sentire, però, giusto? Bravissima, il tuo topolino lo può sentire. Abbiamo un po' di orecchie. Cosa troveremo dividendoci, no? Sa voi, ragazzi. Quali altre domande... volete fare? Niente, abbiamo già perso troppo tempo. Io gli volevo chiedere se c'è un modo specifico per raccogliere le radici. C'è una taverna che gira per tutta Quivi. La taverna si chiama la taverna della tartaruga esploratrice. La taverniera, Glomentia, è l'unica che riesce a farvi l'impasto. Dove si trova? Lo sapete attualmente? Seguite le orme di tartaruga. Ok, ma la domanda non era su come prenderle invece che farla. Probabilmente non c'è nessun modo particolare, le prendi e poi gliele porti per cucinarle. Ci sono altre, diciamo, piante qualitative che dobbiamo conoscere per quanto riguarda rifornirci e quant'altro in questo luogo? Beh, fossi in voi, le piante le toccherei il meno possibile. Okay. No, dicevo proprio di risorse, a livello di risorse intendo. Forse in voi le toccherei il meno possibile, parlano, pensano, hanno dei sentimenti. Voi umani siete troppo distruttivi.
Esplico, poi come sono state gentili, perché dovremmo trattarle male? No, vabbè. Se avete le risorse per conto vostro, ok. Il problema è che magari ci staremo un po' solo per quello. Sempre il solito mostro, chiaro? No. No, ma che c'entra, no? Assolutamente. Queste povere piante non ci hanno fatto niente, smettila. Tipo... No. Per favore, andiamo. Andiamo. Okay, andiamo. Grazie. Sono in imbarazzo per Adrienne. Vabbè, ci mangeremo qualche uomo coniglio, capito? Ok. Girate quindi? Grazie mille, signori Trent. Prego. Cosa? Girate quindi? Girate, vi girate i posti per cercare... questa sì. Radice? Sì. Io, sì. Cosa volete fare? Ci dividiamo? Rimaniamo in gruppo? Magari facciamo... Quanti siamo? Siamo... In 8. Facciamo solo due gruppi. Due... Non ci sono. E facciamo 4 gruppi da 2? Ok. 4 potremmo... gruppi, effettivamente, chi riesce a sentirli? Allora, sì. Innistad si può trasformare in lupo. Tu e Kiri. Giusto? Innistad non conta perché è una licantropa. Il corvo suo può sentire. Ah, okay, dunque quindi... dobbiamo dividerci in 3. Io ho una vado nella mia mappa. Allora, fate questi gruppi. Chi guida? Ragazzi, fate chi guida, almeno è chi è presente tra di voi, ragazzi. Aspetta, una domanda. Con localizzo oggetto la trovo la pianta? Ah, beh, certo. Sì, puoi farlo con la pianta. Sì. Oh, risparmiamo anche tempo. Ah, io pensavo che contavo gli oggetti, non le piante. Baramanoco. Ciao, Batisco. Ciao, Batisco. Ciao, Batisco. Allora. Party password. Tu lanci l'oggetto. Ah, però aspetta, devi conoscerlo. Tu non lo conosci. Va bene. No, quindi non te lo posso far fa. Dovete affidarvi agli animali, ragazzi. Io che c'ho seconda pelle, conta come animale? Ma è il tuo dono oscuro. Uguale alla casa di Kiri, sì. Immagino. No. Perché non ho capito. No, assumi le sembianze di un animale, ma non lo sei. Ah, ok. Ok, abbiamo detto quello che abbiamo detto. Allora, quindi io non posso diventare un animale e ho bisogno di qualcuno che lo possa fare. Seba nemmeno, Noco nemmeno, Chiara nemmeno. Siamo in 4 a non poterlo fare. Invece Kiki c'ha il topo, Lupo c'ha il corvo, Sara si trasforma e Pacio non può. Quindi possiamo fare 3 gruppi. Mm. Io posso andare con Lupo, con Pacio e qualcun altro. Se volete mi tengo in contatto con voi tramite il corvo. Vabbè, vengo io. Okay. Quindi i gruppi come sono, ragazzi? Allora, questo qua è io, Noco, Pacio, poi? Chi era? È Lupo. Oddio, è possiamo Lupo. Essere solo... No, però io... nel gruppo di Noco non c'è nessuno che sente, dovrebbe andare Kiri. No, sente Lupo. Il corvo di Lupo. Il corvo di Lupo, ragazzi. No! Ah, il corvo di Lupo, ok. Sì. Sì, dai, quello lo posso fare io, dai, no problemi. E io, per l'altro gruppo, saremmo io, il Bardo, il Luna... E Kiri. Oh, sì, possiamo fare pure così. Tutta notte. In questo gruppo però così siamo in 2 che sentono. Lo so, ma tanto dividerci in 3... Non ha senso. Non so quanto può essere... Sì, perché... Allora aspetta, se no si può fare io, Kiri e il Bardo. Potremmo fare 3 giocanti e 1 che non c'è per gruppo. Siamo in 2 gruppi da 4. Metti che Firegreen sta con un gruppo e Innistrad sta con l'altro. Eh sì, per quello lo fa 2 gruppi, è meglio. Va bene. Così siamo equilibrati, 3 giocano e 3 giocano per gruppo. Vai. Facciamo così. Fate 3-3, quindi 3 giocano e ognuno di voi si prende uno che è assente.
Sì, 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 sì. Chi se lo prende però? A turno? Allora, siamo in tre che sentono, siamo, ci sono Kiri, no, allora, che è il topolino, io e poi c'è Innistrad. Allora, io, Bael e Kiri ci prendiamo Pacio, voi vi prendete Loop. Ok. Ok, va bene. Perfetto, si va così, dai. Topperia miss. Ok. Oddio, sono con quelli che urlavano di notte. Ah. Povera. Abbiamo fatto casino ieri sera, eh. Uh-huh. Allora, gruppo 1, sopravvivenza. Survivor. E no, poi, ovviamente ci sono io. E poi chi è il possessore del del topino, dell'animale, tira inoltre percezione con un bonus di più 4. Allora, aspetta che devo cercare, no, sopravvivenza. Io boh. Aspetta, c'ho ispirazione, c'ho ispirazione. 9 è brutto come sopravvivenza, vero? Non è neanche bello, mi sa. Perfetto. Io uso un input di ispirazione, no, per sicurezza. Io uso... No, aspetta. Va bene o non va bene? No. Niente, posso allora, dire niente. Piano. Quindi... Piano. Io voglio chiederti una cosa, Vampire. Dimmi. Basta che uno tiri alto e guida il gruppo per non farlo distruggere nella palude. Non mi posso darsi informazioni. Vabbè, ah, allora fate voi, io ho fatto 17, sto bene così. Quindi il gruppo ha fatto il più alto è 17, quindi? Aspetta, tiro con fortunato. 14. Ok, 17, 16, 14. Sì. E poi Pacio che non ha tirato, però. Vabbè, Pacio non lo faccio neanche tirare. Vabbè, e cos'altro dovevo tirare io, invece? Percezione, con un bonus di più 4. Come faccio ad aggiungere il bonus? Sì, la percezione, facciamo più 4. Più 4 con la mente. Ok, ok. Come l'elementare. Calmissimo, 22 più 4, 26. Tanto tu non tiri sotto il 20. Quindi, cioè, sto okay. Sorcio è, boh, Gesù. Ok. Secondo gruppo. Tirate. Allora. Mentre loro tirano, Vampire, io lo dico adesso che non stiamo ancora combattendo, utilizzo i miei acquisiti poteri da stregone per convertire un mio incantesimo di livello 6 in un in punti stregoneria. Ok? Sì. Quindi adesso ho 9 punti stregoneria. Vampire, io in teoria utilizzo Indomito per tirare un altro dado. Indomito da guerriero non te dà usare un altro dado. Come no? Sì. No. Posso ritirare un dado. Ah, dado salvezza però. Niente allora. Crotitz. Io invece ti avviso che uso la mia il mio nuovo talento impostore per iniziare a studiarmi come si comportano gli altri. Ok. Va bene. Va bene. Allora. Il gruppo numero 1 è riuscito a trovare. Mi serve il percezione dell'animale, ragazze. Del gruppo numero 2. Mi manca quello. Grazie. Disegnate un animale che fa percezione. O il corvo di Lugo oppure. Di Luna. Ok. Chi è che tira? Tiro io. Il problema è che. Devo allora, cercare l'animale. Gruppo numero 1. In effetti era il corvo allora. Nel frattempo, gruppo numero 1, ragazzi. Allora, gruppo numero 1. Vede che riesce a trovare questa sorta di ominide tutto fatto di pianta che sembra una mandragora. Ma in verità la testa sembra più una rapa. E staccando questo, cioè, sentono praticamente questa pianta che fa tipo un lamento che pare quasi che c'ha sempre il mal de pancia. Quando voi la staccate e ne ricavate la radice, cioè, proprio sentite che ovviamente il topo
copri dalle orecchie perché urla come una dannata. Fa tutto una cosa straziante. E avete ottenuto una radice di ciombella. Ma sto tiro di percezione, ragazze. Io ho più 4. Io volevo fare il falco. Però mi dice soltanto che ho più 4. Ma non mi dice che tiro devo fare. Devo fare 20 no, più 4. Tu devi fare il tuo tiro di percezione e aggiungere più 4. Ah, ok. Al tuo piede. Comunque, Chiara, clicca sul quadratino colorato che c'è a fianco al tuo nome e lì puoi cambiare il colore. Non me lo fa fare. Mi fa solo cliccare, ma non me lo fa cambiare. Dovrebbe uscirti fuori una tabella di colori sopra. 20. Ottimo. Anche voi, il ragazze. Falco percezione... Il falco ha anche percezione passiva, comunque. Ottimo, perfetto. Anche voi, anche voi stessa scena. Vedete questa sorta di mandragora che invece la parte della testa sembra più una rapa. Fate praticamente accortezza a strappargli tutta sta radice, questa se lamenta e voi ci avete una radice. Ok. Volete tentare un altro tiro? Anche noi? Tutti e due, tutti e due gruppi, se volete tentare ancora di più. Certo, su cosa? Sempre su... Prima sopravvivenza e poi percezione. Prima tiro percezione per il falco. Oh, che bello. 21 di sopravvivenza. Aspetta. Poi... Ogni volta mi perdo la scheda. No. 19. Ok. 20. Ma quante le ci dobbiamo prendere, ragazzi? C'è di nuovo. O prendiamone 4 almeno. Non so se bastano, però. Poi eventualmente si ritorna. Mi mancano i tiri di Noko. Ok. Li avete tirato tutti? Sì. Ok. Anche questo giro è andato benissimo, ragazzi. E avete, ne avete trovate altre due. E, però vi siete accorti di una cosa. Siete a metà, più o meno a metà isola. E sono passate esattamente 5 ore dalla vostra cerca. Siamo lenti. Provate a ricondurvi, a ritrovarvi, perché ovviamente siete separati, o provate a comunicarvi tra di voi e vedate una punta da qualche parte. Sì, io avevo il corvo, sole. Io avevo mandato il corvo con loro. Ok, allora fammi sopravvivenza anche al corvo. Come sta messo il sole nel cielo? 7. Ce ne sono 3 di soli. Non fa buio. Cioè, noi capiamo, riusciamo a capire se questi soli scendono, tornano insieme. No, il clima è da tipo giugno. Vi sembra giugno, non è così caldo. Cioè, è caldo, ma non è così caldo. Non è estremamente caldo estivo. Non è un caldo estivo, essenzialmente. Ok, però in queste 5 ore che noi siamo lì abbiamo notato se questi soli si muovono insieme e quindi a un certo punto tramontano tutti e tre. Si muovono e... Ciao Barbacalva! E... Ciao Barbacalva! Ciao! Praticamente si muovono, ma soprattutto ad un certo punto alcuni si spengono, alcuni si accendono. Cioè come ne spegne uno, se ne accende un altro. Immagina tipo un trio di soli, tipo Triskelion, però di cui uno è quasi spento durante il corso del tempo, ma nel frattempo uno che era più spento è diventato più acceso
E l'altro invece mantiene comunque la sua integrità. Hai capito, anche ho un sistema di sole perenne. Però magari c'è un momento in cui si possono spegnere tutti. Non proprio, perché notate che comunque... quando uno si spegne, l'altro si accende. Notate che comunque tutti e tre formano comunque una colorazione da giorno, come se fossero un unico sole. Perché vedete che la colorazione di quello che c'è intorno è direttamente da mezzogiorno. Ho superato mezzogiorno. Ma come vengono proiettate le luci? Perché sto facendo un disegno che forse mi servirebbe sapere come metterli. No, immagina che il sole è un triskelion. Sì, ce l'ho presente, è tranquillo. Allora, facciamo una cosa. Però funziona come un sole normalissimo. La luce funziona come... Questo mi servirà per un'altra roba. Comunque, diciamo, dico al corvo di informare l'altro gruppo, di informare Lelet e l'altro gruppo, che noi siamo riusciti a prendere due radici, di capire loro come stanno messi e di decidere il da farsi. Io proporrei di cercare la tartaruga. Io li sento istantaneamente, giusto, con il corvo, e nello stesso modo posso comunicare con loro. Ok, allora io parlo direttamente... Però ti do una brutta notizia, Noko. Cioè... Il corvo sa fortunato. Ah, no, vabbè. Ehi, vabbè. Ecco, chi ti ha fatto? Ok. No, ok. Almeno così non si perde, meno male. Comunque, il corvo... Il corvo ti riporta praticamente tutte le notizie che vi siete dati, quindi vi date appuntamento alla taverna? Mm-hmm. Vediamoci la taverna, vediamo se bastano, se ho capito bene ne avete trovate due anche voi, vediamo se bastano e poi decidiamo se tornare qui o no. Non vorrei rischiare che, insomma, succeda qualcosa, non sappiamo ancora come funziona questo posto e sembrerebbe non far mai buio, ma se ci fosse un momento in cui questi tre sole si spengono tutti insieme e succede qualche casino, insomma, vorrei evitare di essere separati. Ok. Sì. Più per lo loro, perché gli altri. Mi sa che l'unico errore che abbiamo fatto è buttare tutti e due quelli che fanno i dannoni nello stesso gruppo, quindi... Ok. Quindi fatemi sopravvivenza per trovare questa taverna. Appunto, stavo per chiedere proprio quello. Survivor. Non si può indagare invece di sopravvivenza. Va bene, se ce l'hai più alto survivor. Va benissimo. Boia, ho due. Indagare, per forza. Ma per caso ho fatto 20 naturale? Sì. Sarai la prima ad arrivare in locanda. Me l'ha svolato lì col mio falchetto. Allora, mentre voi avete setacciato tutto, state attenti a come vi muovete. Se riuscite ad evitare dei Leporidon che comunque sorvegliavano la zona, e finché non avete trovato delle impronte grosse, tipo cioè un'impronta di tartaruga è grossa così. Te fammi capire. Proprio è grossa, tipo... Come la luna, sì. Palle grosse. Bella grande. Finché non vedete proprio in un pezzo di questa palude con un po' di miasmi e cose, ovviamente sempre con un odore gradevole, e... trovate in lontananza questa grande casa che vedete. E sembra che la tartaruga sia sotto, spiaggiata, più o meno. Come se fosse una tartaruga marina, quindi sta sott'acqua? Sì. Ok. Vi avvicinate? E come ci arriviamo lì? Vi avvicinate? Ma è in mezzo al mare? Sì. Però è vicino a uno spiazzo che è raggiungibile tranquillamente. Ah.
Allora, sì, ma è sicuro attraversarlo? Fai una prova di sopravvivenza e lo scoprirai. Faccio indagare. Indago il ponte. Sì, sono Tartaruga Ninja a Barbaga. 15. 27. Ok, oh, vedete che usando le vostre abilità da druido, da sciamano e dalle vostre classi ce la spiaggiare. Dai, una banda intorno agli occhi sì, più o meno. Allora, uno ha fatto un critico. Ai ai ai, l'evento critico. Aia, sì. Lo snitch qua, Sì, come l'attraversate questo tratto di strada, ragazzi? Io mi fido dei miei compagni. Io ho fatto 27 a sopravvivenza, cosa ho scoperto? No, vedi che... Allora, quando la tartaruga marina si poggia, c'è proprio una scaletta. Una scaletta, okay, che vi consente tranquillamente che si poggia sulla fanghiglia, quindi... Ce la fate tranquillamente a entrare e a salire tutto il sentiero. Ok, allora, se è sicuro, andiamo. Quindi, vabbè. Io seguo il Luna. Seguite il Luna, perfetto. Mm-hmm. Sì. E... Non seguite mai l'info. Io prendo voi per la manina. Oh, che cute! È molto bendata Barbara. E allora voi prendete questa scaletta e cominciate a seguire tutto un sentiero fatto di questo sorta di ballatoio, finché non entrate nel piano superiore che vedete lì sull'illustrazione, e aprendo le porte, ovviamente non siete soli. C'è un po' di gente. E vedete principalmente degli animali che parlano come voi. E nel bancone notate questa signora qui. È anzianotta. Vedete che sta continuando a cucinare, è sveltissima nel portare i piatti. Ci sono sì i camerieri, ma principalmente è lei a servire. Vi nota e vi fa... Buon pomeriggio, signori! Prego, buon salve, signora. La taverna della tartaruga ambulante è a vostra disposizione. Prego, prego! Adesso vengo subito da voi, datemi un minuto e arrivo. Adesso grazie. Che cute. No, è il bardo, perché ancora non ha rivelato il suo nome. Bardo. No, ma mi chiamo... Rotola 2. Rifongi, che era. Rifongi. Sì, vabbè. No, Rifongi secondo. No, Rotola 2, ragazzi. No, ma allora, è un'altra cosa, non mi preoccupate. Vi trovate un posto alla taverna? Sì, dai. Sì. Vi poggiate in un posto alla taverna e arriva proprio... cioè, quasi prende, non ve ne accorgete, che vi picchietta la spalla a qualcuno di voi, specialmente se alto. Eccomi qua! Allora. Sono... Com'è questo posto? Vi piace? Vi piace Prismer? Vi piace? Avete già fatto gli altri mondi? Gli altri mondi ancora no, però direi che ci ha fatto una bella impressione, molto, molto bello, molto curato. Questa mi sembra una risposta di chi non ha visto niente. però i tre Revenant sono stati molto gentili per questo, ho fatto questo, i Revenant? Osservazione. Sono tornati i Revenant? Oh mio Dio! I Trevenant, ho venuto Trevenant, non so perché. I trenti salici, come stanno i salici? Come stanno?
Sono un po' paura del drago, del cicciarampa. Ah, cicciarampa! Maledetto. Noi, a dire la verità, stavamo cercando Glomentia. Sono io! Sono io, Glomentia! Ah, sei tu! Perché ci hanno detto che lei sa cucinare le radici di... Bronza ciumella! Le radici di ciumella! Quindi volete... Di ciumella, sì! Quindi volete la gomma ciumella? Sì, perché siamo stati incaricati da Sasha in persona di... Sasha? Riportarle... Sasha? No, Sasha! 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 Okay. ma tu scegli i nomi tutti uguali, se streghe se cambiano una lettera! Sasha, Tasha! Sono già triggerato io! Tipo... Fa... Ah! Signorina Tasha! È tornata a vivere! Sapevo che era addormentata! E che nessuno l'aveva svegliata fino ad ora? Comunque... Sapete? Mi avete portato queste belle radici? Oh, sono contenta, sono contenta! E perché mai devo cucinare questa... Ah, ho capito! Tasha ci ha chiesto di riportarle il suo cucciolo. Ho capito. Siete stati geniali. Bravi. Così io vi cucino questa bella erbetta. E poi gliela date al cicciarampa, perché così non può mangiare altro. Bravi. Complimenti. Di solito io chiedo un pagamento, ma visto che ci state aiutando, questa volta faccio un'eccezione. Però... Sì, però se dovete mangiare si paga, Non certo. Ci sono... Ovvio. Non ci sono scuse. L'unica cosa è che la moneta... Quale sarebbe di questo posto, solo per sapere se è diverso? La tua anima! La tua anima! Potete prenderlo. Sto pensando! Ha capito, una battuta! Noi ve la lasciamo. Per l'anima di Adrienne quanto ci date? Per la mia ce la facciamo? A doppia croce, quindi che te prende le misure, Adrienne? Occhio a croce? Forse un bel po' di soldi ci potrei fare con la sua anime. Io voglio una Glomentia anche nel mio mondo, quindi simpatico. La prego. Ci vai, voti. Comunque, allora, ditemi cosa volete mangiare, nel frattempo queste le prendo io. Mi ci vorrà il resto della... vi avverto, mi ci vorrà il resto della giornata per cucinare la mia prelibatezza. Quindi vi conviene prendere una stanza e partire il giorno dopo. Ok, io prendo il piatto più buono che fai. Paura. Faccio zuppa. Buone le zuppe, mi piacciono le zuppe. Con il residuo di zuppa di ciumbella posso farti una buona zuppa. Io non ti preoccupare, non la mangerai per sempre, stai tranquilla. È lo scarto. Okay. Lo scarto è quello che praticamente sazia, ma non... Anzi, mi avete fatto venire in mente che vi potrei fare il pan di ciumbella. Mi fido. Ossia... Mi fido. Se voi gli date un morso col pan di ciumella, siete sazi tutta la giornata. Wow. Bello. Fantastico. Io 12. Vero, ce ne puoi fare anche da portare via. Magari ce li portiamo durante il viaggio. Da portare via, va benissimo. Però dai. Ditemi da fare qualcos'altro, non lo so. Volete... Sì, per caso c'è qualcosa che ci consiglierebbe per quanto riguarda... una discussione con determinate streghe abbastanza fastidiose. Vedi che se appiccica più verso di voi per cercare di non farsi sentire. Attenzione a nominare le streghe qui, perché alcuni potrebbero, residenti in questa sala, potrebbero essere loro amico o loro amica. Attenzione a cosa dite. Non siate così impavidi e sprovveduti. Non voglio avere casini, per favore, nella mia locanda.
Già il fatto che il drago se la potrebbe mangiare in un sol boccone non mi va. Mi scusi. Quindi sto pandicello quanto costa? Ma basta parlare di soldi, non chiedete quanto costa. Beh, noi no, dobbiamo fare tutto a gratis. Pan di ciambella tranquillamente ve lo faccio ad una moneta d'argento a piatto. Ma è fantastica. Io non c'ho niente, pagate voi. Come non c'è niente? Non è vero che non è niente. Ehi. Ehi. Una moneta d'oro, quante monete d'argento sono? 10. Allora io ne voglio 10, così me li porto durante il viaggio, così se ho fame me ne mangio uno e sono sazia tutto il giorno. Va bene, lo volete dolce, il pan di ciumella o salato? Dolce. Siccome io ne voglio 5 dolci e 5 salati. E a me è la rosticceria, è più bravissimo, 5 dolci e 5 salati. Io mi aggrego ai Luna. Se, non mi ricordo, io adesso regalo, non mi ricordo, non è la girella, quindi sicuramente Barba mi aiuterà. Quando ero piccolo io, che poi ultimamente ancora l'hanno fatto, pure Titan mi potrebbe aiutare, c'era quel dolce prente fatto a moneta, che però era fatto de pan de Spagna con le striscette di cioccolato. E al centro c'era dentro il cioccolato, tipo delle volte ci mettevano la moneta proprio interna. Io adesso non mi ricordo come si chiama quel dolce. Se Titan e Barba Calva, che c'hanno più o meno l'età mia, se lo ricordano. Il soldino! No, non è il soldino. Non è il soldino. Non sei bravo, perché il soldino, era un tipo di merendina? Il soldino è quadrato. Io intendo proprio che la merendina è tonda, è grossa così era. Era grossa così e dentro c'è... E dentro c'è prete era fatta con strisce esteticamente esternamente c'erano delle strisce di cioccolata e dentro c'era la cioccolata, ma era prete una roba così de pan de Spagna. Il frignolo. No, lo yo-yo, bravissima. Lo yo-yo. Ho trovato. Come si sente? Sono andata a vederlo. Non mi si sente? Io l'ho detto yo-yo, pronto. Non ho sentito, ragazzi. Scusate. Lo yo-yo, bravo. Immagina che prende tipo se te lo fa dolce, lo fa tipo lo yo-yo. Invece, tipo, se te lo fa salato, è tipo. E te lo fa più duro. Come è buonissimo. Come tipo, c'è cioè, presente quelle. Come si chiamano? Ciriole. Quelle fatte di pane, no? Una pagnotella. Sì, più o meno lo so. Va bene, perfetto. Non mi ispira per nulla. E non mi ispira per nulla. No. E io, cioè. Il yo-yo sono buonissimi, ne voglio 1000. No, non è vero. E quindi prende, vi fa quello. Volete ordinare altro? Da bere, da mangiare, qualcosa? Sì, da bere, dai, mangiamo adesso qualcosa. Io prima di ordinare le cose però avrei una domanda. Cioè, vai. Tu avevi detto un morso era uno, ti soddisfa tutto il giorno o era un morso? Un morso ti riempie la pancia per tutto il giorno. Quanti morsi ci sarebbero in uno circa? Un bel po'. È come il pan di via del Signore degli Anelli, ragazzi. Mazza, se ne prendo 10 mangio per sempre praticamente. Sì, fai come Pipino. Cioè, quanti ne hai mangiati? 4. E ti arruttino. Ammazza. Va bene. Sì, quello che volevo chiedere è se c'era qualcosa che ci consigliava per affrontare, diciamo, l'esterno, insomma. Beh, o qualcosa di sostanzioso, comunque. State attenti praticamente ai Bogard. State attenti ai Ballywog. I Ballywog sono i più civilizzati, i Bogard sono quelli più selvaggi. E quelli sono... I Bogard sono i rospi, giusto? Sì. E i Ballywog sono veramente più rane. E come genio. Più che altro dovete stare attenti ai Leporidon banditi. Fortunatamente qui non sono ben accetti.
Ok. Altrimenti qualcosa che va molto di... cioè ruba in... nella sua locanda come piatto? Come piatto? Beh, se vuoi... sono... cioè tipo la zanzara spiaggiata. Mm-hmm. Vedi che... quindi... lo vedi sto piatto? Io voglio una buona zuppa. Lo vedi sto piatto? Prende tipo, non è una zanzara piccola, è tipo una zanzara così grossa. Ed è tagliata a metà, che tu praticamente c'è dentro è farcita. Mm, dall'aspetto okay, sembra buono. Mm. Ricordo un po'. Vabbè, quasi quasi vorrei provarlo. Quando, quanto le devo invece per quello? Beh, quella sembra una moneta d'argento. Se voi vi fermate questa notte, vi chiedo semplicemente una moneta d'oro e voi mangiate pranzo, cena, colazione e ve ne andate quando volete. Ammazza. Perfetto, va bene. Pensione completa con una moneta d'oro, fantastico. Sì, non chiedo tanto, tanto tutte qui, tanto le mie specialità sono la natura. Una moneta d'oro per tutti o... no, testa? Una testa. Gli avete pranzo no, completo, pernotto, soggiorno. Ok, io voglio una zuppa, adesso per cena e... tè. Qualcosa di buono da bere. Che c'è da bere di buono? Da bere c'è melma, non è melma. No, attenzione, so che voi siete umani e voi giudicate la melma. Cioè, la melma, quella buona della selva fatata, non è, se trattata, diventa ottima come l'aranciata. Per farvi un esempio. Wow. Ah, buona. La pancia sia frizzante quella, che liscia, se volete. Ma c'è alcol frizzante, dentro. Frizzante. Se la vuoi, la voglio liscia. Se vuoi la melma alcolica, ti faccio il melmoncello. C'è il melmoncello che è buono. Il melmoncello è bellissimo. No, lei è piccolina, non può bere alcolici. Ah, è piccolina, non esageriamo. Bella fastidio. Salve, ciao fastidio. C'è anche, se vedi come suggerisce Dylan, c'è anche la melma cola. Buona, io sì, una melma cola. Vuoi una melma cola? Io voglio l'aranciata liscia e la zuppa. Altrimenti c'è vino della selva fatata, è fatta con il pomo di Salgenno. È un pomo rosso, immaginatelo, un pomo rosso che quando lo spremi ha più o meno il gusto del lampone. Bello, io voglio quello. Va benissimo. Frizzante o liscio? Secco? Liscio. Perfetto. Qualcun altro vuole ordinare? Io voglio una melma cola frizzante. O ti anticipo i 10 panini. Metà dolci, metà salati, grazie. E non c'è qualcosa di carnoso a parte quella zanzara lì? Sì, certo che c'è la zanzara. Se vuoi c'è anche la... No, a parte la zanzara! Eh? Cioè, non c'è qualcosa di carnoso che non sia la zanzara? Ah, carnoso? No. Yes. Non c'è niente di carnoso. Cato, allora la zuppa anch'io, dai. Se no, c'è la mantide. C'è la locusta. No, no grazie. Va bene la zuppa, va bene. La locusta gigante è più o meno come l'aragosta. Cioè, è come l'aragosta qua. Zuppa, zuppa. Siamo entrambi. Zuppa, zuppa. Va bene con la zuppa. Vada per la zuppa. Guarda che la mia locusta è buonissima, eh. Ah, ci credo assolutamente. Ha un aspetto delizioso, purtroppo. Se no, ho l'ammazza Trent. L'ammazza Trent è praticamente l'insetto, e Trent sarebbe l'ammazza somari, raga. Quindi la lapone grosso gigante. No, dai, mi sono... la zuppa aveva un odore molto interessante, quindi grazie per le offerte. Mi sa che resto sulla zuppa per il momento. Orse per Divio, Stefano e Vittorio d'Este. Sì, più o meno sì, me lo ricordavo, Fasti.
Tanto, cioè, compari quando te pare, quindi... Comunque, questo grazie, caro. Yeah. Sono sopra... Beh, benissimo. Se non ci sono altre affiliazioni, sono subito da voi. Grazie. Prende, via. E porta tutto. Tutto quello che chiedete. Oh, perfetto, ragazzi. Vedi che mi strofino le mani. Che c'hai fame? Sì, mi ispira questa zanzarona. Sì, è più o meno come se te stai a mangiare la fiorentina, ma l'osso non è interno, ma è esterno, che prende sarebbe l'esterno della zanzara. L'interno praticamente è quello che ha gusto che sembra la fiorentina. Perfetto, la distruggo sta zanzara. E poi c'ha tipo... vedi proprio che c'ha l'occhio che si mangia tipo l'occhio di pesce. Vabbè. Non mi ingozzo, però ne mangio abbastanza posata, però lo gusto molto... Poi chi beve, chi sta mangiando divinamente, ragazzi. Bellissimo. Mi sapevo che cioè, è fantastico. Non ha mai pensato che questi piatti davvero insoliti sono buonissimi. Anche la zuppa è buonissima. E... Possiamo portarla via con noi? No, c'ha un'intera locanda. Infatti perché è messa benissimo sta locanda, cioè ricolma... Evidentemente tanta gente spende i soldi qui dentro. E qualcuno vuole fare qualcosa? Vuole parlare con qualche tizio che sta qua? Io voglio capire se si può giocare a carte. Assolutamente sì. Non ci sono regole che vietano il gioco d'azzardo. Perfetto. Voglio fare un pokerino con qualcuno. C'è qualcuno che sta giocando a carte? E non c'è niente da fare. Io mangio. C'è solamente un problema. I simboli che tu conosci sono diversi da quelli che sai delle carte che tu hai. Che tu hai. Quello voglio capire. Cioè, io riesco a vedere qualcuno gioca a carte se capisco il tipo di carta. E capisci che sono dei... te dovresti far spiegare... Se fai spiegare praticamente il regolamento e capisci che riesci ad associare i simboli. Fammi una prova di intelligenza. Se superi la prova di intelligenza intuisci i simboli e qui... Cioè intuisci tutti i simboli e puoi giocare. Vediamo questa intelligenza, Pailin, vediamo. Mo fa 20 naturale. 10 e niente, più o meno hai capito qualche cosa dei simbolismi del poker. Capisco che è simile al poker. Sì, ok, allora voglio fare una partita a poker. Bardo, tu che fai? Giochi? Fai vedere quanto sono intelligente. Ma certo che gioco a poker. Ovviamente il tiefling riconosce al volo, vedi che ti dice lì, guarda questo simbolo, questo, cioè, attraverso i conteggi, e capite che il regolamento è lo stesso, ma ovviamente le carte hanno dei simboli diversi. Perfetto, apparecchio. Allora, ricordami se fa il mazzo. Mostra? Sì, ma dovremmo poterlo mettere anche noi in realtà. Ok, lo stai a mettere tu? Perfetto. L'ha messo... Ok. Sì. Io vorrei sapere chi altro c'è nella stanza intanto. Nella stanza vedi altri Leporidon, ma non hanno l'aspetto brutto da bandito che t'hanno spiegato. Cioè che t'hanno descritto i Trent. Sembrano normalissimi. Ma sono amichevoli, quindi. Sì, hanno un aspetto molto più amichevole e civile. E vedi dei Boggard che ovviamente sono selvaggi. Sono piuttosto giovani.
come età, e però mangiano come dei porci, cioè sono rudi, incivili. Tu capisci che prende queste persone sono tipo stupidissime. E poi vedi che c'è ci sono dei vari Ballywog. Vedi che ci sono c'è una cavalletta che però parla il linguaggio comune ed è insieme ad un'altra cavalletta che stanno mangiando, sembra tipo una cena amorosa. Che cute. Io volevo tirare su percezione per capire se c'è qualcuno che sta dicendo qualcosa che ci potrebbe interessare o che riguarda noi. Vai, tirami su percezione. E Seba e Bale, intanto fatela voi la partita, raga, perché io dovrò gestire cose. Sì, vai. Ok. Tanto la sto facendo vedere, la partita. 26. L'ho scartato, sì. Hai scattato il carto qua. E quanto hai fatto? Aspetta che 26. Devo... 26. E tu butti un orecchio più o meno sulla situazione. Vedi che i Leporidon sono piuttosto intimiditi dalla vostra presenza. Dici, gli umani sembrano umani quelli, boh. Cioè, non riescono a capirvi, a comprendervi. Perché evidentemente non conoscono le vostre le fattezze, magari, che ne so, appunto, da umani o da tiefling, da nani. E tant'è che infatti tipo stanno discutendo tra di loro se effettivamente siete tutti umani o meno, per il fatto che vi scambiano per la stessa razza, anche se avete dimensioni e fattezze diverse. E la coppia dei manti di nuovo non ve se calcola. Cioè proprio intenta a guardarsi tra di loro, ho detto, stanno facendo proprio un pranzo amoroso, si scambiano cose, si danno le cavallette, volevo dire, si scambiano effusioni, corteggiamenti vari, sembra quasi come se fosse un loro anniversario. Basta. E poi i Bogard ve guardano come se i zingari che notano il tizio con la bella macchina che passa anche al loro campo rom. Quindi stanno. Immagina che tipo loro stanno a mangiare un pezzo d'insetto. Un pezzo di cosa? De mantide, che qui è come l'aragosta. Quindi immagina un pezzo che loro hanno in bocca, un pezzo di mantide, fanno così. Se sbavano addosso e uno c'ha la faccia verso di voi. Però non c'è intenzioni da persona che vi vuole far del male così. È proprio totalmente incuriosita. Cioè, sta lì. Nel frattempo crancia sto pezzo di mantide. Come se fosse pollo. Io mi avvicino, cioè nel senso mi faccio un po' più in là senza farmi sentire, e dico ai ragazzi, a voi, cioè nel senso un po' tutti, comunque cerchiamo di prestare attenzione. Seba e Mirko, scusate, voi state giocando con dei Ballywog, che sono uomini rospo, come faccio un'immagine? Io sto a far culo, hai idea? Ma non sappiamo le carte loro, cioè se la vogliamo rollare sta cosa, poi devi fare tu il player. Se ma io al massimo faccio il giocatore che perde, raga, cazzo mi frega. Allora. Quindi ho vinto. Poi dobbiamo vincere i soldi, no? Tutti i soldi dentro. Infatti. Io scusate, mi prima c'era Kiki che voleva dire qualcosa, scusami. Sì. Scusaci, Kiki. No, che volevo fare percezione anch'io, però l'ha fatta Adrien, quindi fai... Hai ascoltato, quindi ci stavi dicendo qualcosa poco fa.
Sì, no, nel senso quello che cioè, sto osservato, nel senso stiamo comunque attenti, non si sa mai. Per far capire come sono i Ballywog a tutti. No, non tra poco mi Belli. compare in live. Bellissimi. Io gli ho inculato il cappello, uno di quei Ballywog. No, cioè, questo è quello che vedrete. Questo è un po' mezzo spoiler, però tipo. Però per far capire la. Come sono più o meno esteticamente. Il bardo con il Sembrano cappello e invece Bailin col tutti. vestito. Sembrano, sai chi? I rossi, quelli del film di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quelli che sono nel castello della regina rossa. Vi faccio vedere anche i Avete visto il Bogard film? per vedere la differenza, raga. Per fare un attimo la differenza. Però, ma non è che c'hai mazzo bardico, ma mazzo inteso come bucio di culo? Hai rotto quasi il cazzo, Sto cioè. rapinando la casa, fra. Ah, capito, sì. Madonna, adesso ti rubo pure l'alligatore che c'avevo, quel cazzo di rospo. Come si gioca Un po' li comprate. Questo è questo che mo vi faccio, vi sto tra un po' vi compare il Boggard. Invece è proprio più rospoide, più selvaggio. Non è tanto cute, come direbbe Sara. Vedete che questo tipo di. Questi sono quel tipo che vi guarda con stupore. Invece gli altri vi guardano tranquillamente, come se vi avessero. Come se già sapessero che ci potrebbero capitare degli umani qui. Allora, per far giocare. Cioè, per. Nel frattempo passo a Bailin e al Bardo. Poi mentre state facendo questa partita, che accettate, insomma, avete accettato questa sfida con sti tizi, loro praticamente vedono che mettono i loro soldi. Ovviamente qui c'è l'oro. E fino a mo' chi più chi. Allora. Il bardo ovviamente c'aveva altro tipo di moneta impresso, cioè oro con la groffatura che sarebbe quella dei Falcovnia. E tu, Bailim, come gli altri provenienti da Barovia, c'avete la moneta con Strad, con la groffatura di Strad messo in mezzo busto. Io non so dove venivo. Tu come vuoi. Questi. Il loro metallo è oro, però vedete che è più verdastro rispetto al vostro. E la loro groffatura, però, c'è una Ballywog come loro. Presumibilmente Florence, la regina di sto posto. Quindi le loro monete che Ah, c'avete, ok. che vincete, c'hanno questa groffatura. Bisogna vedere quanto è il cambio No, da non credo. Rovio a. Beh, oddio, a valutazione ad occhio, adesso quella che avete visto, comunque l'oro è lo stesso, non cambia niente. Oro è oro. Magari non ve può accettare una Barovia, quelle monete. Quello intendo il cambio, capito? Ma per un discorso che sono monete un po' diverse, ma non perché non è oro. Magari se ve lo potrebbe anche scambiare come oro puro, non lo sapete. Dovete fare un po' più d'accertamento, insomma. Ma che me frega, io li prendo tutto a questi. Sto veramente rubando tutto. Madonna, veramente li sta stracciando, a quanto pare. Voi, cioè, prendete chi sta vincendo tra di voi che non mi stavo a seguire? Ma se Appunto, non sei 6 a stato 0, quant'è? 5 a sbattendo. 0. Cioè, una coppia mi è uscita da quando stiamo giocando. Era coppia di 7, che lui ha fatto coppia di 8. Cioè. Ok. Vabbè. Kiki, non è il momento. Vedi. Vedete Allora, sai Kiki? Allora, sai Kiki come non si gioca? Come gioca Bailin? che. Sì. Ah, vabbè, ma Kiki ha il mazzo pure lei, quindi sicuramente andrebbe meglio di me, però.
Insomma, vedendo che questa partita dove il bardo riesce tranquillamente a fare assomiglia tutto, supera, non gliene frega niente, prende, sa che vince, prende a raffa. Vedete che i Ballywog sono piuttosto, non sono incazzati con voi che vi vanno a fa la pelle. Però, tipo, sono rimasti stupiti che veramente Seba sta vincendo, sta arraffando denaro alla grande. Speriamo siano abbastanza intelligenti da non giocarsi casa. Proprio poveristi. Tant'è che poi tipo, no, non è possibile, mamma mia, sulla terra voi siete campioni del poker? Mi fa... Lui sì. Non lo sai. Io conto le carte, ragazzi. Io ho dei parenti sulla terra, ma... Ma chissà se sono ancora vivi. No, all'occhio. In che senso? Sappiamo che non tutti i terrestri hanno rispetto per i Ballywog. No. No, è triste questa cosa. Io fingo di ascoltare il discorso, di essere interessato al discorso mentre gioca. Mentre perde con una coppia di due. Sì, però scusa, ma ti pare normale? Ma guarda qua, è la seconda volta che succede questa cosa. Cioè. Io invece rispondo al ranocchio che non ho mai avuto il piacere effettivamente di fare conoscenza con qualcuno della sua specie. Beh, no, perché ci prendono per stupidi, come se noi non sappiamo parlare. Invece sì, possiamo fare tante cose, siamo bravi a suonare. Sì, siamo ottimi. Avremo il piacere di sentirvi qualche volta. Ah, quindi uno bravo l'abbiamo conosciuto. Beh, se aspettate che finisco questa partita e magari riesco a vincere qualcosa, vi potrei suonare una musichetta. Prego, prego. Ditemi poi come prosegue la partita. 7-1. Per te? Vabbè, ma non è possibile, Seba. Cioè... Scarto tutto, però. Vabbè, forse hai scartato tutto. Che culo. Cioè... Uno tipo fortunato in gioco, preso. Sfortunato in amore. Riesco a vedere il culo di Seba oltre al mare, proprio. Cioè. L'avete bufata. Coppia di 6. Ma come si pulisce tutto il tavolo? Selezioni tutto, poi rimuovi carte. Come fai con i disegni? Quindi, dopo un po', che praticamente, vabbè, facciamo che Seb ha rivinto un'altra volta qui il piatto. Ultima mano. Vedi, uno di questi, quello che si ritira e fa... Signorini, allora magari... Non sono riuscito a vincere contro il suo amico, ma magari per lei potrei suonare una melodia. Mi farebbe piacere. Ah, mettiamo una melodia seria. Signore e signori, musica coppia, d'amore per altri coppia, ma come, cioè, c'è un bucio di culo infinito. Basta, sono stancato di umiliarti. Adrien ha trovato la maura in un altro modo. Ragazzi, la metto la metto prente su un canale musicale che si sentirà solamente in live, eh? Quindi chi la sentirà dopo non ti batti questo, quindi nel VOD non si sentirà ragazzi. Sì, allora non voglio rischiare. Ciao Marco Mastro. Non me la voglio rischiare. Abbiate pazienza, non me la voglio rischiare proprio. No, non rischiare, non scrivere mentre guidi. No, cosa? No, ho detto che tanto alla fine va bene, cioè nel senso. Sì, magari. Allora. No, nel senso che anche se non si sente in VOD, cioè va bene uguale, cioè, alla fine... Crow? Basta, ma te stai a fare? Mentre... Sì.
Capito? Copy. Ok. L'ho attaccato, non me la sentirete. Questa so sicuro che non... Guardate il mio 2. Sta tornando, non vedrete mai. Ma questo comunque c'era un altro 2. A me tanto non fai questo. Sì, non fai pure, eccetera. Non lo indovinerete mai, ragazzi, secondo me. O chi la indovina è... Cioè, chi la indovina, ragazzi, è un genio. A parte che... Io la sento ma tanto ci sono le nostre voci sopra, non si sente niente. La metto alta. Basso. La metto alta. Sono le nostre voci sopra, non si sente niente. La metto alta. Raga, la sento doppia, non me la fate sentire doppia. La sento doppia, non me la fate sentire. La sento doppia! E chi? Ma come fa a sentire io? C'ho il... Ah, questi cosi sono. Io ho capito qual è. So, AC/DC Metallica. No, bravo, quale però? Master of Puppets? No, sei Metallica. Però è simpatica. Sei Metallica. Mi immagino. Ho capito, ma non mi viene il titolo. Io continuavo a sentire. Vampire che urlava sento doppio, quindi non ho sentito niente della canzone. Ancora c'è. Bravo, bye. Bravo, bye. Invece perché mi immagino la flag con i capelli. Che c'entro io? Perché volete bannarmi? L'ha detto Batisco. Batisco te banno io. Perché mi sono il titolo più sbagliato per Pianeta dei Metallica, proprio. Cazzo. Girato al cioccolato di Pooh. Ma questo è Sentenger. Cioè, Batisco, mannaggia a te. Questo è Sentenger. Bannalo, dai. Io non l'ho visto. Come l'ha scritto? Ah, ok, l'ha scritto dopo, non capivo. Io faccio spunti. Non mi ha riconosciuto Seba. Certo, ti ho riconosciuto. Sei quel pezzo di merda. Ecco. Io comunque batto leggermente sul tavolo a tempo della musica. Ah, che poi mi sono perso il pezzo di sta musica. Dov'è che veniva? Era il Rospo. Wow, ma è comunque sì. Bravissimo. Cioè, da solo suona un sacco di strumenti. Sì, da solo fa un sacco di strumenti. Bravo. Bravo, Badisco. Vuoi fare se fugo? Aveva ragione che era bravo. Silenzio. Gli dico hai visto coso? Indico al bardo chi ci suona le belle canzoni, mica te. Ragazzi, come la frega a me, faccio una melodica. Ah, senza che non posso stare. Ma partire. Vabbè, il mio personaggio. Sono io la tromba. Comunque io prendo sia io mi alzo e prendo sia Sara che Noko e non ho la terza mano per Kiki, però gli dico pure a Kiki di venire a ballare con me. Io prendo la Kiki, la metto al posto della mia e me ne vado in stanza. Oh no. Rifiutata. Attenzione, no. Però non so ballare, quindi non importa, ma neanche io. Io vado con lei. Bisogna fare altre cose crescendo, sai. Vieni, bello, vieni. Giochiamo a carta. Andiamo in stanza a giocare a carta. Ma si gioca a carta la letta, prego a chi? Allora, l'udopatia. Come, scusate, no, come? No. Andiamo a giocare a carte, no. Da Lele.
Si sentono i rumori nella stanza, se è Bile che bestemmia. Che ha perso l'altra mano. Ma ha perso anche contro l'Elet. Vabbè. Vabbè, dai, intanto comunque la canzone la conoscete. E... quindi se qualcuno fa qualcosa... Nel frattempo... Niente, quindi è finito di suonare? Sì, sì, dai. Niente, io applaudi, bravo! Io vado a riscuotere il mio danaro dai rospi. Dobbiamo pospay? Faccio una manina. No, vabbè, questi pagano. Pagano. No, te consentono di... Cioè, te danno i soldi... Vai... Ma ancora non so... Ancora non è mezzanotte, Nogo. Ma? Nogo? E c'è solo. Eccomi, mi stavo scrivendo. Sì, stavo di me... sì, le 11:30, mezzanotte stavo a di. E visto che state... Vi state divertendo, ne approfitto per andarmene. Va bene. No, ma come? Vabbè, dai, se c'è da fare, dai, tranquillo. E... Ciao. Ciao, Noco. Ciao, buonanotte. Allora, voi continuate la... Cioè, fare Baldoria... Nel frattempo, comunque, vi danno modo di... di passare, insomma, tutto il resto della giornata, della serata. Mm-hmm. Quando la gnoma... Vi dà quello che avete chiesto, cioè il cibo da portare via. E poi ha fatto praticamente, c'è presente, esteticamente sembra lo slime. Okay. Cioè adesso praticamente esteticamente sembra lo slime, però a differenza dello slime è più pasticciato ed è più denso dello slime, ok? Dello slime che conoscete. Ma lo slime creatura fantasy? No, lo slime quello... lo slime quello che per cazzeggiare. Cioè, se voi lo sentite a consistenza, a parte che è caldissimo, è rovente adesso. Mette della... Però se tipo... Sbruma, forse. Sì, però vi fa... Attenzione, vi fa... Lasciatelo riposare. E il... la taverniera vi fa... Lasciatelo riposare ancora un po'. E attenzione, rovente. Ma domani sarà perfetto. Se voi lo... No. Vedete che lei, no? Anche se... cioè, c'ha la presina, no? La presina guantata per toccarlo, quindi lo tocca tranquillamente, vedi, fa paf paf paf, vedi che c'ha sto coso che è sta pallocchetta che è tutta gommosa, lei lo piglia, lo striscia, tipo vedete che è s'allunga, ma piano piano prende, riprende la sua forma originaria. Guardate questo al Cicciarampa e sicuramente lo mangerà e non smetterà di masticarlo. Figo. Ed è l'unico modo per poterlo tenere a bada. Però attenzione, il Cicciarampa non è così cretino. Potrebbe allegramente sputarlo o dimenticarsi dove lo ha lasciato. E le piante di ciumella non è che crescono così facilmente. Non ho capito, se inizia a mangiarlo non dovrebbe riuscire a non, cioè, a non riuscire a sputarlo. Beh, il Cicciarampa comunque riesce a sputare fiamme dalla sua bocca in maniera veramente invereconda. Me lo potrebbe sciogliere, certo. Gli rimarrebbe impastata la bocca, ma è un rischio che è meglio non prendere, perché potrebbe tranquillamente farlo liquido, e se lo fa liquido
mi diventa come il magma, di consistenza come il magma. E in quel momento allora sono cavoli vostri, perché se lo potrebbe bere tutto. Ah, però è velenoso per lui. Magari potrebbe morire. Ok. C'è un modo per convincerlo a mangiarlo? Che magari potrebbe stuzzicarlo? No, no, no. Potremmo... Se è ferocissimo, ve lo mangia sicuro. Ah, ok. Anzi, al limite se... mostrateglielo subito e sicuramente lui lo vorrà. Ah, ok. Vi dico un'altra cosa. Se fa storie. Non è che poi mangia noi, anche insieme a quello. No, si divertirà a cercarlo di ingoiare, ma non ce la farà, altrimenti muore strozzato. Però, okay, ripeto, l'unico rischio è che se fa una fiammata me lo potrebbe sciogliere. Una fiammata delle sue potrebbe sciogliermelo, e quello è l'unico problema. Ma il resto non ci sarebbe problema. Vi dico un'altra cosa, però. Quando ve lo dico, ovviamente, è nelle vostre stanze. C'è un'altra persona che è molto, molto vorace e potrebbe, far caso vostro, utilizzare la gomma ciommella. È Bavlorna. Bavlorna è una mangiona, non riesce mai a desistere, vuole mangiare sempre e comunque, è affamatissima. Se voi glielo mettete in bocca la gomma ciommella, potrebbe finire morta, strozzata dalla ciommella stessa. E attenzione, Bavlorna ha un forte udito, soprattutto se si tratta di mangiare. Ok, fate attenzione. Ovviamente. Ma per caso questa porzione che ci ha dato ha qualche tipo di problema se la dividiamo? Dividerla? In più parti? Non si può dividere. Ah, ecco, infatti, no, questo volevo capire. È impossibile dividerla, guarda. Prova a tagliarla. Ok. Cioè, provate a tagliarla? No. Mi fido. Ok. Vi dice: lasciatela riposare ancora un po', questa, ed è pronta all'uso. E invece, tipo, i restanti, ci ho fatto anche dei dolcetti. Mi sono permessa di fare dei dolcetti per voi. Oh, ma che gentile! Prego, prego, prego. Voi siete stati simpatici e avete spronato quei Ballywog finalmente a suonare. Gli ho dato 45 monete d'oro a testa, non volevano suonare, si erano stufati. vado fallita io, se devo dare tutte le volte 45 monete d'oro per spronare qualcuno a suonare. Mi ha fatto veramente piacere, devo dire. Prego, prego. Beh, meno male che siete venuti voi. Ma domanda: avete per caso intenzione di spodestare le streghe? Avete parlato di Tasha prima, giusto? Perché ce lo chiedi? Semplice curiosità. Perché se interrogata da qualche servo di Bavlorna, io posso mentire per voi. Ovviamente gratis, non vi preoccupate. Il solo fatto che voi, che mi avete detto che la nostra signora si è risvegliata dopo tanto tempo, mi ha riempito solamente di gioia. Magari Prismer ritorna ad essere attaccata piuttosto che staccata in tre parti. Possiamo fare un check per controllare se sta mentendo? Certo. Vai, vai. Io più che altro volevo fargli una domanda. Sei sicura che ti convenga sapere qualche tipo di dettaglio, siccome se ci fosse il pericolo che tu dovessi essere interrogata?
Qui i servi di Bavlorna sono ovunque. E mi potrebbero chiedere se vi hanno visto. Se ci sono i servi di Tasha. I servi di Tasha non sono né i primi né gli ultimi capitati in questi luoghi. Tasha è la persona che ha più pattuenze in tanti mondi. Cosa lancio per controllare se sta intuizione facendo... intuizione okay. 26 non mente, è spontaneissima. Perfetto, ci sa mai. È troppo figo il disegno. No, no, non è così. Cioè, dovrebbe essere molto stupida se fa ciò che adesso. Comunque sì, è fantastica. Sì, comunque Tasha ci ha mandato qui sia per fargli un favore a lei che per darci qualcosa in cambio a noi. E sì, dobbiamo... poi gli abbiamo fatto un patto di portargli la testa di tutte e tre le streghe. Stupendo! Stupendo questo! Meno male. Quelle tre megere, da quando hanno preso il dominio e vogliono venire a mangiare da me, vogliono mangiare gratis. Ah. E come questa cosa a me dà parecchio fastidio. Io sono indipendente. E poi ho chiesto loro se mi davano il potere di poter attraversare le loro terre e non me l'hanno fatto fare. Però vogliono mangiare gratis. Bacucche. Diglielo un po'. Avrei capito almeno se te lasciassero andare in giro, però insomma. Neanche quello. Beh, io di certo facevo molti più guadagni, ma adesso come adesso devo tenermi ferma finché non torna mia signora e riunifica tutto. Tranquilla, adesso risolviamo tutto noi e ti potrai dirigere di nuovo il regno. Meno male, meno male. E se vi dovessi rincontrare e riuscite a togliermi di mezzo queste tre stregacce, il prossimo pasto è gratis. Garantito. No, no, ma sì. E anche dormire gratis. È gratis per voi. Ecco, questa è una cosa. Addirittura. Sei sicura che non vuoi venire con noi nel nostro mondo? No? Beh, mi piacerebbe, ma se la signora Tasha mi ha concesso di tranquillamente queste terre, sono contentissima così. E poi il vostro mondo l'ho visto. Non mi piace molto. Qui si sta in pace. Tasha ha fatto in modo tale che chiunque in questo posto si stava in pace. Non c'erano problemi. Mi sa che mi trasferisco, regà, ve lo dico. Voi da dove venite? Voi da dove venite? Da Barovia. Bella domanda, io da dove vengo, Vampire? Scegli tu, un po' di Baldur's Gate... Poi tranquillamente. Ah, vabbè, se scelgo io. Vergate sul naviglio. Vergate sul membro. Aspetta. Boh, Chiara, sei disgustosa. Ma non si chiama così? Ma non si chiama così? No. A caso, tanto è come nascere. Cioè, non te lo puoi scegliere. No, che devo ritrovare. Vabbè. Mo lo trovo sì, io. Non è fondamentale. Fai finta che rispondo oggi, me lo dici con calma poi. E vi dice... ne ho sentiti nominare da Tasha questi luoghi. Sapevo che Barovia era più che altro concentrata su se stessa per il fatto che Strad non può uscire e tutti gli altri sì. Sapevo che prete era un mago malvagio, Strad. Abbastanza, sì.
Purtroppo non a tutti è concessa la stessa fortuna di poter uscire e entrare quando gli pare. Beh, gli sta bene. So che tipo tutte le volte cerca di prendere il suo amore perduto. Ma non ci riesce mai, già, fino ad ora. Non c'è mai riuscito fino ad ora. Beh, Falcovnia, bel posto, se non fosse che ti costringono a essere dell'esercito. Dell'esercito di Falcovnia. E Vlada Drakov è venuta una volta a mangiare qui. Finché non ha visto che ad ogni morto che lei causava, tornava come zombie. E quindi l'ho dovuta cacciare via. Beh, cioè, diciamo che era un bel inconveniente. Beh, sì, è un bel inconveniente, sì. Ha questa maledizione, ma lei non si convince ad averla. Non gliene frega niente, anzi, non riesce ancora a capirlo il suo problema. Però diventa mio, purtroppo, quando dovrò portare uno zombie fuori dalla mia locanda. Beh, credo che sia ora per voi di farvi una bella dormita. E non vi preoccupate, queste zone sono sicure. Di notte... Di notte Morella gli piace viaggiare. Quindi... Chi è Morella? È la tartaruga. Ah... È la tartaruga che prende e traina questo posto. È la mia migliore amica. Esiste da millenni. E quindi... Io gli ho dato semplicemente modo di fare un po' di compagnia. Gli piace che sopra di lei ci sono le persone. Altrimenti... Bellissimo, io adoro le tartarughe. Altrimenti non parlerebbe mai con nessuno se non con me. È millenaria e molto anziana. E solo per curiosità, da quant'è che, diciamo, è insieme a lei che gestisce la locanda, insomma? Ad occhio e croce, 5 secoli abbiamo fatto sodalizio. Figo. E vi siete incontrate così o c'era un'occasione? Beh, io ero una giovanotta. Ero molto giovane quando l'ho incontrata. E studiavo magia. Sono per caso arrivata nella selva fatata grazie al circo di Stregolumen. Penso che voi lo conoscete, no? Giusto? Più o meno siete arrivati da lì. Vero? Ve lo chiedo. Certo. Sì, tiratemi inganno. Da dove siamo arrivati? Stregolumen. Lei va chiesto, per caso siete venuti anche voi dal circolo di Stregolumen? Sì. Io non voglio mentire, però. Io sì. Inganno? Sì, se vuoi mentire, inganno. Io sto zitto. No. Però... 5 col 20 naturale, fra lui culata questa stronza. Dove chiede di mezzo. Ok, e... Vabbè, io secondo il bardo dico forse il bardo sì, però a me mi sfugge chi siano questo circo di Stregolumen. Se vuoi fare un tiro è storia o storia o arcano. Ah, pensavo me lo dicesse lei, vabbè. Se lo vuoi fare per te è questo, se vuoi te lo dico io. Dipende dalla cosa. No, è perché lo stavo proprio dicendo alla signora, per questo. Okay. Cioè, se ho detto che mi sfugge questo circolo di Stregolumen, sinceramente. No, alcuni di voi quindi non sono dico il circolo di Stregolumen. Ah. Beh, il circolo di Stregolumen è un circo che esiste da sempre. È collegato con questo mondo e ci sono i due proprietari che sono Strego e il signor Strego e il signor Lumen. E insieme gestiscono questa attività.
Perché vai? Non l'avevo mai sentito. ma certo, ragazzi. E questo circo, beh, non è che cade spesso. Di solito c'è durante determinati periodi e poi bisogna aver il biglietto. Ma non vi preoccupate, ormai se siete entrati qui evidentemente vi hanno fatto passare direttamente la signora Tasha. Strano che il suo drago non lo va a cercare nel suo palazzo d'oro. Sei capito, vai, scusa. Che c'è il palazzo d'oro, forse potrebbe essere lì. Mi sembrava... E dove si trova? Sì, esatto, dove si trova? Dove si trova questo palazzo d'oro? Vedi che apre la finestra? Ci stanno una serie di nubi oltre la nebbia che prende sono impercettibili, ragazzi. E, e lei prende fa così, tipo laggiù. Poi vedete, cioè, ma che cazzo sta di questa? Però non lo sta mentendo, eh. Mi intende in quella direzione o sì, lo sì, riesce sì, a vedere? Quella intendo quella direzione, ma no, glielo sto proprio chiedendo. No, glielo sto proprio chiedendo, quindi è in quella direzione, però ti indica così, però voi vedete una massa di nebbia e basta. De nebbia e nuvole. È nord? Sì, estremo nord. Ok, aia, quindi... Razzisti. Quindi è quindi è giusto che quello che ci hanno detto le piante, che hanno visto il drago andare verso nord. Per quello sì, che chiedevo. Sì, è giusto quello che vi hanno detto le piante. Parlate con le piante. Quindi... Sì. Di solito a me non parlano più perché sanno che vado a raccogliere il loro ecosistema, ossia gli insetti. Però mi ho il permesso. Ho il permesso. Cosa ti devo fare? Dovremmo pur mangiare in questo dominio. Per quanto sia crudele secondo i loro occhi, però d'altronde anche loro se ci penserebbero assorbono comunque sostanze che sono formate da esseri viventi, quindi è tutto un circolo. Lo so, però è a me che chiedono il suo tè di locuste. Sì, quello voglio dire, insomma. Sentite anche voi? Sì. Sentite questi suoni? Sì. È il suono dell'avventura, andiamo! Ok, momento di andare. Però... Fate altre domande? Se è notte... Adesso è notte. Io chiedo alla vecchietta se è single. Sì, è single. Ti andrebbe io le di... volevo fare una domanda intelligente, posso? Sì. Come scusami, Snowbile, non volevo interromperti. No, prego, prego, vai, tranquillo. Allora, le volevo chiedere se di notte è sicuro. Assolutamente no. Ok, quindi ci consiglia di partire domani? Sì, partite con il giorno, ragazzi. Vi conviene? Ok, grazie Sara, questa domanda era molto intelligente, soprattutto perché l'ho fatta prima io. Comunque... No, io le volevo chiedere un'altra cosa, però... Vabbè, questa era giusto per rispondere, che bisogna sempre Tronzetto. Rispondere. Una domanda per temperare. Comunque, io faccio carisma sulla vecchia, le chiedo se vuole passare la notte con me col bardo. No, vabbè. No, scappa, no, urla. No, forse. Grazie. Scappa. Mai queste cose non mi interessano più. Seba, è il momento di farlo, dai. Avrei... No. È il momento di farlo, Seba, su dall'incantesimo. No, dai! Seba, su tutta la locanda. Cioè, se volete interrompere la cosa, cioè, se volete interromperli, lo potete fare, ragazzi, eh. Come li interrompiamo? Gli emenate o gli fermate le mani, le braccia, me li scrivete. Allora, aspetta che... Io le difendo. Io uso intralciare.
C'è un blocco a persone io pure. Perfetto. Ah, anche te. Ottimo. Sì, sì, che blocchi. Blocca, blocca. Blocca io... questo cazzo. Che fate quindi? Bloccate? Cioè, davvero Seba può fare l'incantesimo? No, no, no. Okay. Il nostro unico punto che posso dormire in pace. Avido, ecco. Vabbè, allora io semplicemente... Non è ancora il momento. Vai, le faccio sottovoce. Non è ancora il momento. Vai, le accogliamo più gente possibile. Ok, allora io semplicemente con carisma le dico... Ti andrebbe di passare la notte con un valoroso eroe di un altro mondo e il suo fidato bardo. Di nuovo. Come ha detto Tidan, magari 250 anni fa ci aveva fatto un pensierino. Adesso no. Ho tirato pure, basso. Possiamo tirare su carisma? Anch'io posso tirare su carisma, però. Ma basta. 28. Ma è nostra. Da noi il sole non c'è, giusto? Ovvio. Il sole non c'è? Nel senso, è coperto. Come la luna che è rossa perché c'è la nebbia, così. Ah, no, qua vedete che le lune sono tre, sempre a forma di triskelion, e che girano. Invece da noi ce n'è solo una, come per il sole? Sì, sì. Ok. E io le volevo chiedere quello, prima. Mm-hmm. Se avevano una qualche funzione specifica. Se facevano qualcosa di diverso. Beh, no. Le lune hanno diverse, sì, funzioni specifiche. Una è per la marea, una è per l'influsso corpontamentale, l'altro per la luce, e l'altra per la luce. Ok. Ma perché da noi ce n'è solo una. Davvero? Da voi ce ne sono... Sì. Ah, come... È vero! Me l'ha detto Tasha che c'è anche un solo sole. Beh, già. Beh, sì, sì, però i due soli restanti non generano calore, ne generano solamente uno. Non è molto simile. Qui è tutto fatato, è tutto bello. E quelle funzioni dei soli servono a... e delle lune servono semplicemente a rendere interessante il nostro mondo. Se vuole Tasha ne può fare uno o ne può fare molti di più di soli. Ah, ok. Questo posto l'ha pensato lei con tutto il suo potere. Ah, e se okay. vuole può distruggerlo. Speriamo di no, visto che vivete in pace. Solo che... Con tutto questo tempo che lei ha a disposizione, intendo Tasha, l'eternità a disposizione non ha problemi di questo tipo. Può modellare e sostare fin quanto gli pare. E perlomeno ci ha tenuto a bada da diversi problemi. Il problema è che queste tre streghe l'hanno tenuta prigioniera per troppo tempo, e quello è il loro problema. Ok. Comunque, piccola nota, io che ho tirato 28 su carisma, almeno un po' bagnata era la signora, io dico. No! Vedi, no, cioè, un po' affascinata c'è rimasta, però c'ha la consapevolezza da anziana che... Che lei si romperebbe l'anca. Non ha più la repulsione sessuale la voglia sessuale che c'aveva una volta, insomma. Avrei detto il contrario da quelle orecchie, però vabbè.
No, bellina è bellina, lo metto pure io, però. Sì, sì, vabbè, Chiara, ti fai però schifo. Dai, qualsiasi cosa strana te la vuoi portare a letto. Che perdonami, scusami, posso dire che una cosa è bella esteticamente in generale? Scusami, non posso? No, perché tu tenti sempre di trombattela, quindi no, trombare è un'altra cosa, la bellezza pubblica è un'altra. Io volevo solo conoscere usi e costumi della signora. Sì, e poi sì, dice a me, vabbè, più usi e meno costumi. È brava, i costumi andavano tolti, gli usi invece potevano restare. Esatto. Io mi dissocio comunque. Anch'io mi dissocio. Ma da cosa, signora? Ho dubbio pure io. Va bene, ragazzi. Vergognosi. Che volete fare con Elfo adesso? Vergognoso. Niente, si va a aspetteremo la notte. Si va a dormire e poi domani si parte per l'avventura. Dai. Stavi, a dire, prima... stavi per dire si va a letto, vero? No, no, l'ha detto Seba. Io è corretto. Che... Anche se prima corretto, io volevo dire, volevo chiedere quando se ne va lei. Io volevo dire una cosa agli altri. Mm. Ok, vedi che lei, dopo che gli fate altre domande, così prende congedo e va a dormire. Va a coricarsi. Mm-hmm. Io volevo dire una cosa. Lontana comunque per sicurezza. Ti proteggiamo io e Lelet, tranquillo. Da questi due. Comunque io volevo dire agli altri. Fate sento che cosa ha detto lei? Ha detto che le tre streghe hanno imprigionato Tasha. Però Tasha adesso è scappata e ci ha chiesto di ucciderle. Però come è scappata? Perché più che altro io mi sto continuando a chiedere. Allora, ma è veramente lei? Io sto continuando a chiedermi il perché tutti ci dicono che si è risvegliata, è viva, quindi non era viva e non si è risvegliata, e perché ci manda a prendere il suo animale quando lei è più potente? Già dal primo momento avevo chiesto la stessa cosa, cioè avevo espresso lo stesso dubbio. Mi sembra strano che una delle creature più potenti che ci sia debba andare a cercare dei tipi così a caso, insomma, per fargli catturare un drago. Mi sembra strano. Quindi sì, la tua teoria è interessante. Secondo me le cose sono due: o non è lei, qualcuno si sta fingendo lei per farsi aiutare, magari a conquistare questo posto. Perché a me questa cosa mi sembra strana. O è un'immagine riflessa di lei che è riuscita a portare fuori dal luogo. Però perché non ci ha detto di andare a salvarla? Sì, perché non dirci di salvarla? Per finire, o più che altro perché ha bisogno di mia sorella giù? Vabbè, se... No, per capire, cioè... Vabbè, mezzanotte, adesso andiamo a dormire. E ciao. Vabbè, non ho capito che devo fare. Niente, no, stava per finire, cioè, se saluto direttamente o se torno. Cioè, perché devo scendere un attimo. E tu, cioè, se pensi che ci metti tanto, tesoro mio, scendi, che te devo dire? Tanto tra poco, sì, tra un po' chiudiamo. Vabbè, nel caso facciamo finta che sono andato a dormire presto. Ok. Buonanotte. Notte, Gigi. Ciao. Notte. Cioè, intanto se qualcuno di voi vuole fare qualcosa, se avete finito di fare il vostro brainstorming, manda avanti il tempo, se no, dite voi. Sì, per me, a parte questo. No, sì, andiamo avanti. Comunque è interessante la cosa, la teniamo da mente, insomma, stiamo attenti, non si sa mai. Ok, la mattina, cioè la notte passa divinamente, ragazzi. Avete dormito sul più bel letto che voi potevate immaginare. E siete stati, cioè il sonno è stato confortevole. Non vi siete disturbati e tutto il resto. Voi vi alzate con questo sole splendente, molto intenso, e scendete giù e fate colazione direttamente scegliendo che tipo di dolci può fare
la gnoma. E mangiate con calma finché vi dice la gnoma, vi fa: aspettate che ora Morella si ferma un pochino e così ve la faccio salutare e così potete riprendere il viaggio. Vedete, Morella, che insomma Morella con tutta la sua lentezza ci mette un po', un'oretta, e sentite che si è fermata la tartaruga. Scendete, insomma, pagate, la taverniera vi saluta, vi fa: arrivederci allora, ragazzi, e spero la per ringrazio voi... per la sua ospitalità e per l'aiuto. Ma ci mancherebbe, siete ottime persone. Sì, dimmi. Sì, mentre che gli altri scendono, volevo un attimo riferirmi alla locandiera. Sta parlando tipo un gruppo, aspetti, quindi... Sì. Ok. Sono sempre segreti con noi. Buh, Adrian, buh. Dimmi, cara, cosa ti turba? Cosa ti turba? Nulla, semplicemente avrei qualcosa per lei e spero che non la prenda come un'offesa. Anzi, vorrei che lo considerasse come un contributo e un grande ringraziamento da parte nostra. E vedo che gli porgo un sacchetto con 100 monete. La madonna. Oddio. Oh, ragazza. Oddio. Ma sei stata veramente gentile. Oh. Grazie. E le dico: a volte la vera ricchezza sta nelle piccole cose. Non c'è niente di più bello che essere la causa della felicità delle persone, e lei sicuramente è ragione di grande felicità per chiunque abbia il piacere di varcare la soglia della sua locanda. Morella non è stata che l'inizio di una grande scia di felicità, secondo me. Grazie, tesoro. Ci figuri. Ci può chiudere la baracca che si fa la villa. Fantastico. E tipo lei fa... Ma ringrazio te, tesoro. Sei stata gentilissima. Ma Baele e Seba, vi siete messi d'accordo? Per fare cosa? No. In chat. No, perfetto. Lancio un D20. Una roba naturale. Lancio un D20. No. Noi stiamo andando qui a questi qua, gli togliamo il drago che li ammazza, gli riportiamo la sovrana in vita, gli togliamo i despoti, facciamo tutto come siamo arrivati in locanda. Voi avete iniziato a dire: quanto vi devo? Waiu, ci devono pagare loro a noi, voi avete dovuto pagare tutto, questo gli dà pure i soldi, ma che fate? 100 tanto io non è che sto, no, va bene così, i soldi tuoi ci mancherebbe, lei fa ciao poveri. No, ma ci mancherebbe, sono soldi suoi, ripeto. Boh. Vabbè, comunque gli dico: ci mancherebbe, gli stringo la mano per salutarla. Abbraccio. Niente, ci ha provato pure con la vecchia. No, vedi che lei ti dà un abbraccio terribile. Ti dà un abbraccio anche a lei. Tu, vabbè, che fai quindi? Scendi dopo? Sì. Ok. Scendi... Dopo tecnica, ma dove stanno le monete nella scheda di D&D? Monete, credo. Ci dovrebbe... Prima eccole, ok, le ho viste, scusate. Tu concludi così e vi salutate. Scendete, vedete che c'è sto tartarugone che alza lo zampone in segno di saluto e lo riscende. Sto tartarugone è proprio non vecchio, di più antichissima proprio ormai. Mi fate una provina di sopravvivenza per andare avanti? Mm-hmm. Che se no mi rischiate di morire. Addirittura. Sì, ve l'ho detto. Cosa succede? Sempre sopravvivenza, posso bello. Anche indagare come prima. Ah, cacchio. No, sopravvivenza, sì. Ok. 22. 19.
16. Dai. Ah, bene. Dai, bene. Godo. Questo è il calma. Metto di prendere la vecchia. Non tocca la mia vecchia poi, tra l'altro. Ok, per tutti quanti i restanti, niente. Chiara, destrezza. Tiro salvezza? Sì. Allora, aspetta. Ok. 20. Te sei salvata, eh? Te sei salvata. Cioè, durante... state facendo un tragitto... stavate facendo prende tutto un tragitto per che sembrava sicuro finché un insieme di bolle prendono subito notano subito che Chiara ha toccato la parte più fonda, stava per sprofonda, ma al volo le fa una capriola e riesce a levarsi proprio in tempo. Guarda dove cammini. Sì. Proseguite praticamente. Ricordate di stare attenti alle bolle. Proseguite dritti per un po' finché non notate una zattera. Ed è una zattera messa un po', cioè improvvisata. È improvvisata la bene e meglio. Cosa fate? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno, è disabitata. Io... contro io tiro su percezione. Tiro su percezione. Tiro su percezione, vai. Ah, 10. Bello. Fai fare i bimbi grandi. Tiro su indagare sulla zat. Ok. 11. Adesso faccio 1. 26. 26. È stata usata... ma non di recente, evidentemente da qualche settimana. Probabilmente ha costruito sta roba per... ha costruito sta roba così proprio improvvisata che forse nei pressi ci si può avvicinare magari a un centro abitato. Centro abitato? Che fate? Prendete la zattera, gli date una sistemata. Io non sono riuscito a capire se era navigabile questa zattera. Sì, navigabilissima. Però okay. Andrebbe una riparata, magari con qualcosa da improvvisato. Perché non è per cattiveria, ragazzi, siete in otto. Questa zattera è pensata per meno della metà. Posso riparare. Servirebbe Fargrim. Ah, ok, ce l'ho io, sì. Posso riparare sulla barchetta. Ok, tu ripari la zattera e vedi che sistemando insomma tutto la rendi sostenibile per 8 persone. State un po' stretti, però ecco, è navigabile. Io volendo posso castare ingrandire o può diventare troppo grossa? Beh, se casti ingrandire diventerebbe da taglia grande, il che non sarebbe male, però te diventa veramente tipo un galeone fatto con 4 pezzi di legno in croce. Che non riesco a immaginarmela, però vabbè. Immagina la zattera che so 4 file di... cioè so 4 bastoni, ok? Immagina che tipo adesso con l'aiuto di Seba... sono stati messi bene, sistemati, che mo sotto, ok? Sopra c'è giusto una 4 pezzi di legno, tanto per fare una staccionata improvvisata, che così non cadite sotto subito. E se considera che se tu la fai, gli fai ingrandire sopra, già è lunga più o meno 1,50 m per 1,50 m. Se tu tipo la allunghi diventa tipo 3 metri per 3 metri, uno zatterone di 3 metri, cioè impossibile da manovrare. No, allora niente. Cioè c'è presente tipo la zattera della Medusa? Però essendo in 8, no?
sopra quella zattera di un metro per un metro non affonda? In teoria sì, però vabbè, la vede più grande. Con la magia, siccome comunque riparare è magico, avete trovato il modo di renderla davvero sostenibile pure per 10. Cioè avete fatto un ottimo lavoro, capito? Cioè grazie alla magia del bardo è già più salvabile la situazione. Quindi va bene così. Quindi che fate? Ok. Salite sopra. Andiamo verso nord. Salite sopra e navigate? Ok. Chi naviga, chi decide di navigare, sopravvivenza, ragazzi, sempre. Cioè, nel senso che guida la barca? Sì. Okay. C'è la sopravvivenza buona? No. Chi di noi è il miglior pilota di navi? Io ho più 9. Fai. Iluna, le metto la mano sulla spalla. Ho sempre saputo che eri una grande navigatrice. È il tuo momento di brillare, stella. Se esce uno, Bael, vengo a prenderti a calcirlo, guarda. Godo, pagherei. Oh, naturale, vai. Questo sono io, che ti ho dato quello che è. Da paura. Proprio lui. Da paura, Luna. Oggi Luna fa i pezzi grossi. Una volta. Allora, tu dai indicazioni a chi manovra la nave, riuscite, trovate praticamente un fiumiciattolo piuttosto forte che vi consente di facilitare la navigazione e quindi vi fate trasportare. Mi fate percezione? Chi può? Io percepisco. Ma la percezione passiva di 21. Quanto ce l'avete alta, ragazzi? Se c'è della passiva, io ce l'ho 21. Ottimo. Allora, ok, perfetto. Dimmi. Io non avevo. Si chiama? Che potevo tirare due volte. Vantaggio? Sì, quello però vantaggio, non è proprio vantaggio. Cioè, tu ritiri. Tu ritiri perché il fatto che di essendo elfo, sì. Ok. Però sì, puoi anche farlo. Allora, però tipo quella che ha Seba mi è sufficiente. Ok, allora va bene. Mi è sufficientissimo. Bardo, tu dai un'occhiata nel frattempo a tutta la situazione, fai da vedetta per capire meglio la situazione, quindi riesci a trovare i posti giusti, soprattutto posizioni giuste. Vi eravate accorti che c'erano, non vi eravate accorti inizialmente che c'erano dei banditi Leporidon che vi stavano le calcagna, ma stando in una situazione calma e la tua vista ti ha permesso comunque di intercettarli, di capire che prente vi stavano seguendo da un po'. Continuate a remare fino a che non arrivate veramente a un pezzo in cui loro cercano di assaltare la nave, cioè la vostra zattera. Ma grazie al peso e alle conoscenze, cioè di navigare attraverso le paludi, come vi sta indicando Iluna, e questi prenti tipo sprofondano nell'acqua. Proprio incuranti del pericolo. E ovviamente hanno ben altre gatte da pelare con dopo un po' passa all'incirca un'oretta e mezza e arrivate direttamente ad un circolo, cioè praticamente il fiumiciattolo vi porta in una conduttura che c'è questa zona d'anello. Aspettate che mo vedo se riesco a farvela vedere, così mi capite meglio.
La faccio vedere sulla live. Mo ve lo sto un attimo mettendo bene. Guardate un attimo di pazienza. Poi vi comparirà in live. Allora, dimmi se si vede bene in live. Me lo metto più grande così almeno capite. Immaginate che il flusso vi sta trasportando da un certo tipo di zona e vi fa... vi fa portare cioè continuare a circolare in questa zona qui della proprio la zona dove vedete che c'è il flusso d'acqua, finché rimanete nel flusso d'acqua vi fa come un effetto rotonda quando guidate con la macchina, no? tipo effetto rotonda, quindi continuate a girare finché non trovate lo svincolo. E mentre voi giracchiate questo circoletto, nel mezzo di quell'isolotto c'è una casa messa veramente malissimo, cioè tipo è palafittaria, fatta con la merda, proprio, cioè fatta con i canneti brutti e merda. E invece tipo... E intorno vedete che c'è nelle zone più floride c'è una sorta di castello fatto sempre con pietre e cose di cioè roba di palude, però sistemata bene. E allo stesso modo ci sono anche una sorta di villaggio. Cioè immaginate che c'è una locanda e una sorta di villaggio prente intorno a questa pozzanghera grossa. Che fate? Vi fermate in un punto ben preciso o andate... Volete fermare un punto ben preciso? Ditemi voi. Andiamo a percepire, a osservare, cerchiamo di capire dove ci conviene scendere e attracchiamo. Va bene, tiratemi su o indagare o percezione, più alto capite. Dai. 22. 13. 21. 9. Minchia. Indago, arriva il detective. Sì. Ok. 22 più alto l'ha fatto qui. Perfetto. Allora, vabbè, però Iluna ha fatto 21. Sì, no, vabbè, per dire, nel senso... Ok. Mi è risultato più alto, penso. Tanto sì. Quando dobbiamo fare cose di gruppo, penso che non cambia niente. No, perché conto anche indagare di Seba. E... Allora, anche il tuo 16 comunque può andare. E allora concentrato sulle vostre sono rimasta stupita dal più 12 di chi sì, non ho quella cosa, io dicevo beh, io ho più 9 dai, è alto, lo tiro, io ho un più 15 e poi arriva lei, allora a più 15 in furtività. Iluna e Kiki, che al momento conto di percezione. Le vostre capacità di osservazione vi suggeriscono che ovviamente il castello probabilmente non adesso, perlomeno facciamoci dare un invito o perlomeno dobbiamo parlare con le guardie. Cosa che invece notate è che c'è una locanda
e quindi già pensate più per la locanda. Bardo e Bael. Bardo e Bael, voi che con le vostre capacità di indagine intuite che probabilmente una persona, un incantatore è colui che abita nel mezzo di questa grossa pozzanghera. E capite che ovviamente la nobiltà è tutta concentrata su questa sorta di castello fatto di corallo e varie cose. E però anche per voi è il fatto di andare in taverna, cioè nella locanda di questo posto, almeno è utile per poi farsi un'idea e magari ragionare se bisogna entrare nel castello sotto invito, non bisogna entrare nel castello sotto invito. A voi, ragazzi. Ora avete queste informazioni. Io direi di provare ad andare davanti a questo castello e vedere un attimo se c'è qualche sorta di campo di forza, protezione, trappola, e capire se possiamo entrare. Potremmo anche bussare alla porta. Oppure potremmo mandare un attimo il corvo di Lelet e di Lupo in ala scoperta. Ok. Porti il corvo di Lelet. Il corvo di Lelet va da una perlustrazione. Sembra che al castello non serva l'invito. Ci stanno entrando le persone normalmente. E... Mm-hmm. E sì. Probabilmente secondo il corvo del lupo, probabilmente in quella pozzanghera lì al centro e c'è abita una strega. Bene, potrebbe essere uno dei nostri obiettivi, non ci resta che scoprirlo. Sta a voi di darmi una direzione, ragazzi. Andiamo. Dove? Anch'io sono per andare dentro. Andiamo verso la direzione dove percepiamo, il corvo ci comunica che potrebbe esserci una strega. Non c'è qualcuno che ha individuazione del magico? Per vedere se c'è qualcosa, trappole magiche della strega. Qualcosa. Questo non so dire, cioè nel senso, no, il corvo i corvi non c'hanno ste cose. A voi, lanciare individuazione del magico. E forse Lelet ce l'ha. Lelet, e lei sì. Credo ce l'ha. Va bene, dai. Anche il lupo, no? Non lo so. Non lo so. Lelet lancia in direzione del magico. Non nota nulla di magico. Non ci sono trappole magiche. Ok. Quindi mi attraccate, no? Ok, mi attraccate lì. E un attimo che allora vi metto la mappa da voi, perché l'ho pensata. Così vi metto. Stacca. Ops. Ok. Niente. Ok. Voi entrate da questa... Entrate in questa struttura che è il ballatoio, è una sorta di ballatoio messo veramente improvvisato. Un ballatoio improvvisato e al suo interno c'è questa struttura che prende, si sorregge attraverso i canneti e sporcizia. Mm-hmm. Vi
addentrate al suo interno quando davanti a voi c'è questa enorme piscina fatta con la melma e ci sono, e notate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boggard più un boggard che vi dà l'aspetto di essere un mago, un utente di magia, che guarda voi e mette, posizionatevi ragazzi. Siete siete qua, eh? Siete qua. Godo. Non me l'ha messo. Messami le mani. Non me l'ha messo. Allora, così. Ora me l'ha messo. E vedete che ci sono questi esseri che ovviamente si spaventano, vi guardano e puntano le armi verso di voi. Ma per oggi... Come? Eh sì. No, le mani, vediamo due mani. Volete menare? In due round, fidatevi. Se volete menare, io vi faccio fare un primo round, se no... No, no, no. No, manca conosco altri. Manca un sacco di gente. Esatto, raga, no. Quindi... Fermiamoci qui. Per oggi interrompiamo la sessione. Quindi, prossima volta avrete un bello scontro con questi boggard e che ovviamente vi hanno notato e vogliono farvi fuori. Un po' di cazzo. Vi porto la pace. Allora, ragazzotti. E grazie mille per la sessione, mi sono divertito, una bella sessione esplorativa è stata, quindi complimenti. E per quanto riguarda annunciazioni live, io non so se domani faccio streaming, ma sicuro giovedì e venerdì qualcosa farò, mo vediamo. E cioè, controllate Instagram. Qualcuno deve fare live, che deve annunciare le proprie live. Io solito venerdì vediamo se disegniamo o giochiamo stavolta a Resident Evil 4. Resident Evil. Oh, finalmente. Lo stavo dicendo. Che cazzo. Oh, era ora. Santa Madonna. Resident Evil 4, come stava a fa vecchio, Che cazzo. Dai, se mi confermi Resident Evil 4 non faccio live e vengo da te. Lo dico. Resident Evil 4. Con i popcorni. Ti guarda. Per Resident Evil 4 questo è d'altro. E... Vengo anch'io. Appena dici una cazzata distruggo. Esatto. E quello è bello. Quindi hai una responsabilità, Chiara. Mi raccomando. Secondo me Chiara salterà la live. Se lagga, ti mando i carabinieri a casa. No. Comunque, voi ragazzi, Sara, di lanciare live, fai cose? No, io no. No? Ok. Allora, da chi vogliamo andare, ragazzotti? Paolo Brosio. Massimo, se ne farò, lo scrivo su Instagram. Ok. E idee per andare, perché se no aspetta, io ce l'ho, che ci sono i quattro amici in live che portano Baldur's Gate 3. No, assurdo. E se no tipo C'è il Buron che porta Diablos. Il Buron. Vabbè, però quattro amici live c'hanno meno spettatori del burro. Vai, butta dentro, fammi conoscere. Vorrei vedere un attimino che come portano Baldur's Gate. E dai, a posto così. Quindi andiamo da quattro amici lights. Proprio loro.
come è scritto? 4 ragazzi, è scritto 4 ciao Taro. Ciao. Allora, quindi noi ci vediamo per prossima live con Sorti Ravenloft, ci vediamo martedì prossimo. E per quanto riguarda live mie, probabilmente domani o giovedì, mo vediamo, controlla da Instagram. E quindi per quanto riguarda il resto, vi saranno formati vari canali attinenti. Buonanotte a tutti e salutate i quattro amici in live con... avevamo quattro amici in live. Quattro amici. Andiamo a Prismer. Prismer? Il reame dove siede? Il dominio si chiama Prismer. Non l'avevi capito, Sam. Di Maria Prismer? È proprio quello. Sì, Maria Prismer. Nel mio reame. Salutiamo Maria Prisma, ciao Maria. Maria, sei qui, sei sempre qui nel mio cuore, ricordo. Anche nel mio, soprattutto il tuo talento. E ci vediamo, ragazzi, ci vediamo prossimi giorni. Ciao ciao. Ciao. E ho sparato un manco zappa al volo, così giusto.